Iniziamo, buonasera a tutti, saluto i nostri ospiti, saluto chi ci sta seguendo, è presente con noi anche il presidente dell'Istituto Parri Paolo Pezzino che interverrà alla fine dell'incontro per svolgere alcune riflessioni conclusive. E, permettetemi di seguire uno scritto, un breve scritto per non dilungarmi, cosa che ogni tanto mi è solita. E che siamo tanti oggi e quindi dovremo mantenere attenzione sui tempi. Ecco, l'iniziativa di oggi nasce da un interesse, da un impegno che l'Istituto Parri e la rete degli istituti ad esso collegati manifestano da tempo nei confronti delle principali celebrazioni del calendario civile, in cui il 10 febbraio, il giorno del ricordo, naturalmente si inserisce. E vorrei ricordare a questo proposito il seminario che l'Istituto Parri ha organizzato a Milano nell'aprile 2019 per analizzare e riflettere su alcune date fondamentali. Giorno della memoria, 27 gennaio, dedicato alla Shoah, il giorno del ricordo per le vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata e fiumano, il 25 aprile, festa della liberazione, il 2 giugno, festa della Repubblica. E gli atti di questa giornata, ricordo, sono in corso di pubblicazione su Italia Contemporanea, che è la rivista dell'Istituto Parri. In quest'ambito rientra anche l'iniziativa, svolta sempre a Milano il 19, dedicata alla presentazione del Vademecum per il giorno del ricordo, realizzato dall'Istituto di Trieste, l'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, che è un utilissimo strumento di divulgazione sui temi che riguardano le vicende del cosiddetto confine orientale. Un'opera equilibrata, scientificamente inappuntabile, che è stata oggetto però di accuse di segno politico, fra cui ricordo una mozione approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2019, che ha tacciato il vademecum di esprimere posizioni riduzioniste nei confronti delle foibe. Anche in questa occasione il Parri è intervenuto prendendo posizione rispetto a quello che ci è apparso appunto una strumentalizzazione politica della memoria. Ecco, su questa scia, su questo interesse che abbiamo già manifestato, ci è sembrato opportuno organizzare oggi questo incontro su politiche della memoria sul confine orientale fra spinte nazionali e appartenenza europea. A me sembra che siamo ad un momento cruciale, per così dire, ad un possibile crinale di svolta. Sono passati 17 anni da quando nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 92, istitutiva del giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. E la legge promossa a deputati dell'Alleanza Nazionale fu approvata da tutte le forze politiche, con l'eccezione delle sinistre comuniste italiane di Rifondazione Comunista. E dietro il largo consenso parlamentare stava la consapevolezza dell'importanza di recuperare alla coscienza storica del paese vicende traumatiche che avevano coinvolto alla fine della guerra un gran numero di cittadini e cittadine, vicende e memorie dolorose, tramandate e coltivate a lungo solo dagli esuli e dalle loro famiglie. Storie e memorie certamente presenti anche a livello regionale, nella Venezia Giulia, ma rimaste fuori dalla memoria pubblica nazionale. Aggiungo io che erano rimaste fuori non per una congiura del silenzio voluta e imposta dai comunisti, come a lungo si è sentito nel dibattito pubblico, ma per ragioni di Stato legate agli equilibri della guerra fredda. Ad esempio, questo è stato richiamato, direi, in maniera cristallina da Giulio Andreotti, politico che se ne intendeva di queste cose, in un intervento, un breve intervento pubblicato nel 2005 sul Corriere della Sera. Diceva Andreotti appunto che parlare delle foibe sarebbe stato imprudente nel dopoguerra perché ciò avrebbe significato richiamare alla luce, per così dire, la questione dei crimini fascisti compiuti in Jugoslavia. Era dunque meglio, aggiungeva appunto, osservava, non versare olio sul fuoco, guardare avanti e non indietro, come ci aveva insegnato De Gasperi. Ecco, dunque c'erano valide ragioni, dopo un lungo silenzio, perché le istituzioni si impegnassero a fare finalmente memoria di quelle vicende traumatiche.
Non mancavano però motivi di preoccupazione da parte di chi paventava un uso politico di quelle memorie, che erano state rivendicate negli anni dalla destra nazionalista e quasi da essa monopolizzate. In effetti proprio questo si è verificato in maniera diffusa nel clima politico segnato dal predominio nel primo decennio degli anni 2000 dei governi centrodestra. Un uso, a mio avviso, di parte di una memoria nazionale declinata in termini che potremmo definire veteronazionalistici, una lettura delle foibe come frutto di pulizia etnica anti-italiana, se non di vero e proprio genocidio, con una netta dicotomia fra i carnefici da un lato, no, gli slavo-comunisti, e le inermi vittime italiane dall'altro. Una memoria contrappositiva che esacerbava lo scontro di memorie e decontestualizzava gli avvenimenti, tacendo completamente sui precedenti storici segnati dall'oppressione fascista sulle minoranze slovene e croate prima e dall'occupazione militare nazifascista poi, macchiata anche da gravi crimini di guerra. Una memoria dunque che si focalizzava sulle foibe in gran parte, sull'esodo meno, e lasciava in ombra la più complessa vicenda del confine orientale, così come recita il dettato, una parte del dettato dell'articolo 1 della legge istitutiva del giorno dei ricordi. Ecco, non sorprende che tutto ciò abbia provocato in alcuni momenti dei seri incidenti diplomatici con i vicini sloveni e croati, anche perché credo vada tenuto presente, non è molto noto questo nel dibattito, che il movimento sociale Alleanza Nazionale, dopo l'implosione della Jugoslavia all'inizio degli anni 90, aveva ritenuto non più validi gli accordi di Osimo del 75 e provato a riaprire la questione anche territoriale, non solo quella dei beni patrimoniali degli esuli, ostacolando ad esempio poi successivamente l'ingresso di Slovenia e Croazia nell'Unione Europea e condizionandolo appunto a concessioni politiche. Ora, è stato anche per risolvere questi attriti politico-diplomatici con Lubiana e con Zagabria che il Quirinale ha avviato, non senza resistenze, una diversa politica della memoria, finalizzata al riconoscimento reciproco delle cosiddette memorie dolorose che segnano il passato delle nazioni coinvolte, per costruire finalmente una memoria europea riconciliata. Basata non ovviamente sull'oblio del passato, ma anzi sul riconoscimento dei torti e delle violenze che reciprocamente le parti si erano inflitte e nella prospettiva di una collaborazione, no, nel futuro nella comune casa europea. E ci aveva provato per primo senza successo Ciampi nel 2005, un tentativo fallito per l'intervento della Farnesina allora guidata da Gianfranco Fini. Ha imboccato decisamente questa strada il presidente Napolitano nel 2010, ricordo il concerto per la pace a Trieste di Muti e in quell'occasione appunto la visita congiunta di Napolitano insieme ai presidenti sloveno e croato alla lapide ricorda l'incendio in Narodni Dom e al monumento dedicato all'esodo. E questa linea, questa nuova memoria, che io appunto definisco una memoria europea riconciliata, è stata rilanciata con grande forza da Sergio Mattarella la scorsa estate, con un gesto di, appunto, di grande significato politico e simbolico, cioè la visita svolta insieme al presidente sloveno Pahor a Basovizza, sia davanti al monumento, ricorda la foiba di Basovizza, sia poi invece al monumento ricorda l'eccidio dei quattro sloveni condannati a morte al Tribunale Speciale Fascista. Ecco che tutto questo, questa azione, questo gesto molto importante di Sergio Mattarella è avvenuto però alla conclusione di un biennio 19-20 che è stato segnato da una sorta di controffensiva delle destre, che grazie anche a posizioni di potere a livello locale hanno provato ad appropriarsi, direi, del giorno del ricordo, all'insegna della consueta memoria che abbiamo definito veteronazionalista, e non esitando a mettere a tacere qualsiasi voce eterodossa rispetto a quella narrazione, a cominciare dalle voci degli storici competenti e autorevoli, molti dei quali sono qui con noi stasera, accusati strumentalmente di essere negazionisti o riduzionisti delle foibe.
Ecco perché secondo me siamo a un momento cruciale. O si torna indietro, per così dire, ad un uso politico di parte di queste memorie, o finalmente si va avanti, trasformando davvero il 10 febbraio in un'occasione di conoscenza e dialogo verso una memoria europea transnazionale. Ecco, a discutere di questi temi, temi importanti e controversi certamente, a discutere di questi temi abbiamo chiamato numerosi studiosi e studiose di diversa provenienza e formazione culturale, e ve li presento in ordine alfabetico. Nat Kabadurina dell'Università di Trieste, Stefan Čok della Biblioteca Nazionale Slovena degli Studi di Trieste, Eric Gobetti, storico freelance e collaboratore dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Gloria Nemec dell'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea del Friuli Venezia Giulia, Mila Orlic, Università Rijeka Fiume, Raul Pupo, dell'Università di Trieste, e Giovanni Stelli, Presidente della Società di Studi Fiumani, Archivio Museo Storico di Fiume a Roma. Ci siamo organizzati in questo modo, ogni relatore svolgerà un primo intervento di circa 10 minuti. Alla fine raccoglieremo le domande che verranno poste da chi ci sta seguendo, su Facebook, e poi faremo un secondo giro appunto della tavola rotonda più breve, al massimo 5 minuti, nel quale appunto i relatori avranno modo di interagire, interloquire fra di sé e anche ovviamente rispondere alle domande che saranno poste. Allora, io direi possiamo cominciare. Scusate, controllo un attimo. Non mi si vedeva? Ho controllato ora la chat, si dice mi si vedeva solo dagli occhi in su. Ah, non so se mi Non si è ti preoccupare, spostato. Filippo. Va Adesso hai tirato sulla testa, va benissimo. bene? Sì, va bene, Ho Filippo. una telecamera messa con lo scotch che ogni tanto si Andiamo muove. questi retroscena, su, Vi via, dai. faccio questa confessione. Allora, scusate, riprendo dalla mia posizione, cerco di stare fermo adesso. Riprendo e dicevo appunto che iniziamo allora il giro degli interventi. Il primo nella lista è l'intervento di Raul Pupo dell'Università di Trieste, un storico molto accreditato, ma i principali studiosi delle questioni di cui ci occupiamo oggi. Fra i molti libri che ha pubblicato su questi temi, ricordo Lungo esodo, Ischia, le persecuzioni, le foibe, l'esilio, che fra l'altro è andato in edicola in questi giorni col Corriere della Sera. Ricordo gli ultimi interventi, Trieste 45, pubblicato alla Terza nel 2010, e anche il volume dedicato a Fiume, Fiume città di passione, sempre edito dalla Terza nel 2018. Io passo la parola subito a Raul Pupo, che credo interverrà proprio sul ruolo giocato dai presidenti della Repubblica. Prego, Raul. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Effettivamente ci siamo messi un po' d'accordo per dividerci le tematiche. Io farò un rapido excursus sul ruolo dei presidenti. Voi mi scuserete se io vado a braccio, la faccio lunga anch'io, quindi mi sono segnato anch'io qualcosina da guardare, altrimenti poi il moderatore mi taglia la parola a metà. Allora, ragioniamo un po' sul ruolo del Presidente della Repubblica, perché è un ruolo centrale. Io direi per due ragioni. Una è abbastanza evidente, sono i vertici delle istituzioni degli Stati. Hanno in genere maggior stabilità rispetto ai governi, questo in Italia non è molto difficile, ma anche per un'altra ragione, perché proprio per il loro ruolo e per la durata della loro carica riescono, come dire, a dare un spazio a quella che io chiamo la dimensione profetica della politica rispetto alla realpolitik, che è propria degli organi di governo, anche se comunque questa realpolitik condiziona evidentemente anche le iniziative delle presidenze delle repubbliche. Ecco, qua ho usato questo termine presidenza e non presidenti, perché? Perché vorrei partire con un'osservazione di metodo, no? Certamente c'è il presidente con la sua personalità,
individuale e politica. Ma dietro c'è un apparato di consiglieri, di esperti che sono orientati certamente al presidente, ma sono i curatori diretti dei contenuti e dei linguaggi e sono, come dire, i protagonisti delle mediazioni con le diverse spinte che arrivano dalle forze di governo, dalle forze politiche, dai centri di interesse. Io credo che sarà interessantissimo quando le fonti ce la consentiranno, non a me, temo, ma alla nuova generazione di storici, studiare, ecco, tutto quello che sta dietro le iniziative del Presidente della Repubblica. Faccio solo un esempio. Parliamo dall'inizio, no? L'inizio, 1991, Presidente Cossiga va a Basovizza, no? Primo Presidente della Repubblica, gesto forte, evidentemente, gesto clamoroso, che non si è sognato lui, dietro il quale sta un'iniziativa politica complessa che è partita da Trieste, poi è cresciuta a livello di governo, in particolare mi pare di ricordare tramite il ministro della Difesa Rognoni. Ecco, per dire, ci sono tanti livelli da considerare, sarà bello quando potremo approfondirli. Ma andiamo avanti con questa cavalcata. Cossiga 91 in qualche modo rompe un tabù, perché fino a quel momento valeva il principio di Andreotti, evidentemente, no? Cerchiamo di non farci del male. Tenendo presente che soltanto nominare le foibe da parte della a quel tempo vicina Repubblica era considerata provocazia, una gravissima provocazione politica. Lo facessero i politici, gli uomini, le istituzioni o lo facessero anche gli storici. Andiamo a 92, Scalfaro che proclama monumento nazionale la foiba di Basovizza, e poi nel 93 la visita al sito. È la medesima operazione iniziata nel 91, evidentemente, che è un'operazione che a quel tempo, inizi anni 90, aveva due dimensioni. Aveva due dimensioni contestuali e contemporanee: il recupero memoriale e la riconciliazione tra popoli e stati. Perché contestuali? Perché sono partite assieme, facevano parte della medesima Ecco, e strategia quindi a quei politica. due atti solenni a Basovizza, no? Era stata accompagnata esattamente nello stesso periodo un'iniziativa politica di politica estera volta alla creazione delle commissioni miste. Operazione che poi andò a segno con la costituzione delle due commissioni miste, anche se una lavorò e l'altra no. Ecco, possiamo dire che è stata l'ultima operazione su questo argomento della Prima Repubblica. Poi è cambiato tutto, no? E in effetti, cambiando il clima politico, cambiando l'atmosfera, cambiando stagione, cambiando secolo, se volete, questi due percorsi, il percorso del recupero memoriale e il percorso riconciliativo, che inizialmente erano parte della medesima iniziativa, ci sono divaricati. E questo in sintonia con l'evoluzione del clima politico, no? Soltanto due date: 1998 l'incontro Violante-Fini, 2004 la conclusione di quel tipo di iniziativa politica, il giorno del ricordo. Giorno del ricordo, ben inteso, rispetto al quale do un giudizio positivo, l'ho detto in tutte le sedi, lo do anche in questo, perché era un atto di riconoscimento dovuto ad una memoria ferita fino a quel momento. Certamente presentava delle criticità che non erano ignote, erano assolutamente ovvie, no? E in effetti, poco dopo, subito dopo la proclamazione pubblica del giorno del ricordo, ecco che c'è un tentativo da parte della Presidenza della Repubblica di bilanciare che cosa? Quello che è un limite strutturale delle giornate memoriali, che è l'unilateralismo. 2005, per quanto ne sappiamo, da parte del Presidente Ciampi, viene ipotizzato un pellegrinaggio civile fra Italia, Slovenia e Croazia, con alcune tappe significative: Gonars, Risiera, Foiba di Basovizza. Ecco, un'ipotesi che poi viene bloccata. Perché viene bloccata? E anche qua, quando ci saranno le fonti, sarà interessante. Qualcuno dice da parte del Ministero degli Esteri italiano, all'interno di una logica negoziale. Può darsi che ci siano state anche richieste diverse da parte degli altri soggetti istituzionali, della Slovenia e della Croazia. Sarà una partita tutta da verificare. Fatto sta che voi sapete quello che succede, no? Il pendolo normalmente oscilla. Ecco, è oscillato dall'altra parte. E difatti nel 2007 abbiamo un discorso molto celebre di Napolitano, discorso, come dire, molto vicino al sentire del mondo della diaspora, ovviamente fatto apposta per sottolineare la vicinanza al mondo della diaspora. Un discorso complesso, al cui interno ci stanno dei giudizi tratti pari pari dalla storiografia, ma sta anche un'espressione che nella storiografia proprio non c'è, che è l'espressione pulizia etnica. Sapete che è un'espressione simbolo, no? Una specie di bandierina dell'interpretazione nazionalista. È evidente in questo caso il condizionamento del clima politico che chiede quella bandierina. La conseguenza è
praticamente immediata, assolutamente ovvia, le accuse da parte dei presidenti della Repubblica croata e sloveno è una crisi diplomatica. Ecco che noi vediamo in questo caso che i vertici delle istituzioni, le presidenze delle repubbliche, invece che temperare le spinte delle memorie divise, perché è ovvio che le memorie divise spingono in maniera divaricante, invece che temperare ed equilibrare le fanno proprie. Risultato? Un disastro diplomatico. Ma questo disastro diplomatico è incompatibile con gli interessi nazionali, con gli interessi degli stati. No, non c'è, nessuno dei tre se lo può permettere. E quindi processo di ricucitura, anche su questo sarà interessante studiare i vari passaggi, il ruolo che hanno svolto anche le organizzazioni delle minoranze da una parte e dall'altra, finché si arriva 2010 l'incontro dei tre presidenti e poi a Pola l'incontro tra il presidente italiano e il presidente croato. Conclusione del processo di riconciliazione? Assolutamente no. Passo avanti enorme, certamente, ma non conclusivo. Non conclusivo perché rimanevano delle pietre d'inciampo. La richiesta di restituzione del Narron di Dom, e lo scheletro dell'armadio dei crimini italiani e i simboli duri per le memorie reciproche, e cioè Basovizza 1 e 2, evidentemente. Ecco, nuovamente il clima generale risente delle esiliazioni della politica, non posso che rifarmi a quanto ho detto prima Filippo Focardi, c'è stata in anni recenti, in sintonia con un'ondata di neonazionalismo, sovranismo in tutta Europa, no? Che non ha riguardato solo l'Italia, ma anche l'Italia, un esplicito tentativo di colonizzazione da destra del giorno del ricordo, che va contro lo spirito della legge. Lo spirito della legge era proprio quello di dire guardate che quella tragedia non è una tragedia di una parte degli italiani contro gli altri, ma è stata una tragedia di tutta la nazione italiana. No? Ecco, in questo quadro il tentativo di colonizzazione si è avviata una sorta di campagna contro il negazionismo che, guardate bene, secondo me coglie un dato reale e anche, come dire, è molto problematico, molto fastidioso, molto duro da sopportare per i portatori di memoria, ma circoscritto. E questa campagna l'ho amplificato a dismisura, concorrendo a potenziarlo, in misura assolutamente funzionale ad una operazione politica ad ampio raggio, cioè quella di bollare come negazionismo o riduzionismo qualsiasi opinione divergente dalla lettura nazionalista, anche con intimidazioni politiche, minaccia taglio finanziamenti, per capirsi, a tante organizzazioni, non ad una sola, e non soltanto a quelle che appaiono, ma anche ad altre se non si allineavano, perché ci sono anche le retrovie che sono abbastanza pesanti da questo punto di vista. Questo, in questo clima, secondo me, profondamente avvelenato da questo tentativo, da queste polemiche, c'è stato il colpo a sorpresa, no? C'è stato un po' prima il congelamento del Covid, ma poi il colpo a sorpresa, cioè il salto di qualità dei percorsi di riconciliazione, gli incontri del luglio 21, in cui i presidenti hanno deciso di tagliare in maniera abbastanza gordiana i nodi più intricati, no? Narron di Dom e i due monumenti di Basovizza. Ecco, per me è un esempio importante, non solo per caso circoscritto, ma come esempio di politica alta, quella che in Italia è rarissimo vedere. C'è una politica che non si limita a registrare gli umori della società civile, seguendo i sondaggi di solito, ma sa precedere e indirizzare la società civile. In questo senso è un atto la cui valenza non è solo transfrontaliera, no? Ma una valenza politica generale, è riguardante tutto il paese e probabilmente e viceversa riguardante anche la Slovenia, ma questo ce la darà di più il collega Cioc. Ecco, questa è una moccia che ha spiazzato un po' tutti, no? Sia a destra che a sinistra. E riprendendo sempre quello che diceva Filippo, in questi casi o si va avanti o si va indietro. E adesso la parola è di nuovo alla società civile, che vuol dire agli storici, ma anche ai media, ai mezzi di comunicazione che hanno responsabilità fortissime su questa vicenda, alle associazioni della diaspora, che sono molto variegate fra di loro. I presidenti hanno indicato una via molto impegnativa. A me pare che la vera sfida sia quella di rinunciare alla dimensione polemica, a meno che uno proprio non ci venga tirato per i capelli, neanche io mi tiro indietro, ma non farla programmaticamente, allargare lo sguardo alla dimensione europea della storia di frontiera e puntare a quel tipo di memoria europea di cui parlava Filippo Focardi prima, costruendo anche assieme percorsi di studio, percorsi di divulgazione trasfrontaliere. Cioè dovremmo fare il passo in là nella gestione delle memorie, andare dalla dimensione nazionale alla dimensione transnazionale. Se ci riusciremo, non lo so, speriamo.
Grazie mille Raul, grazie mille, no, hai fatto una cavalcata molto lucida, molto chiara e nei tempi, quindi è stato bravissimo. E appunto Raul Pupo a un certo momento ha parlato di un clima avvelenato che si è respirato un po' negli ultimi anni e forse su questo clima, su alcuni aspetti di questo panorama vuole intervenire Eric Gobetti. È uno storico, appunto, l'ho presentato prima a Firenze, collabora con l'Istituto Piemontese, autore di libri molto importanti sull'occupazione italiana della Jugoslavia, Alleati del nemico, l'occupazione allegra, e recentemente, proprio da un mese, quando è uscito l'ultimo libro, E allora le foibe, un volume uscito con La Terza, che appunto si cimenta con la dimensione delle contrapposizioni e delle polemiche legate a questa commemorazione. E credo, ecco, che anche Eric Gobetti voglia anche intervenire sul rapporto che c'è fra la storiografia, fra la ricerca scientifica e un uso politico della memoria. Però naturalmente può intervenire a tutto campo, su quello che vuole dire lui. Questa era, diciamo, quello che ci eravamo detti in precedenza. Prego, Eric. Grazie Filippo, grazie al professor Pupo che mi ha preceduto, grazie a voi dell'invito. Insomma, sono molto contento di questa occasione di dialogo con alcuni dei massimi esperti di questo tema e di politica della memoria in Italia, quindi insomma è un'opportunità importante e vi ringrazio. Sì, io come sapete sono autore di questo libro recentissimo. Che non apporta nessuna novità particolare, è semplicemente un tentativo di divulgare i risultati del lavoro degli studiosi, in gran parte anche vostri, e quindi dati, diciamo così, ormai riconosciuti ampiamente nella comunità degli studiosi. Ovviamente siamo tutti d'accordo che ci sono diverse interpretazioni, ci sono questioni ancora ampiamente aperte e discutibili, ma diciamo, su alcuni punti fermi, diciamo, non ci sono dubbi. E diciamo, il titolo provocatorio del mio libro nasce dal fatto che di fronte a questi temi su cui appunto tra noi non ci sono dubbi, invece mi rendo conto che nell'opinione pubblica o nel discorso pubblico, quindi fatto di commemorazioni, di interventi dei politici, di servizi di telegiornali, di film prodotti dalla RAI, quindi diciamo tutti prodotti per il grande pubblico, c'è appunto prevale quella retorica nazionalista che è stata nominata poc'anzi, che è in contrasto con questi dati di fatto su cui noi diciamo ci troviamo d'accordo. E vorrei fare alcuni esempi, giusto per essere chiaro e capire se è una percezione solo mia o se in qualche modo voi mi confermate questa sensazione. Uno di questi elementi, ad esempio, è il concetto di realtà multietnica e di specificità dell'identità italiana in quest'area, sulla quale è quindi in qualche modo, diciamo, la questione della complessità del territorio in cui si svolgono questi fatti. Che mi pare sia completamente non presente appunto in quella retorica nazionalista a cui facevo cenno prima, che invece presenta la situazione come territori puramente italiani, come se stessimo parlando di qualunque regione d'Italia, ingiustamente sottratti al nostro paese. E questo mi sembra appunto uno dei punti in cui è più evidente, diciamo, la differenza tra quelli che sono, diciamo, le nostre conoscenze condivise e quello che è il discorso pubblico su questo argomento. Un altro esempio è sicuramente il fenomeno della pulizia etnica, diciamo l'utilizzo del termine pulizia etnica, che come giustamente ha ribadito il professor Pupo anche oggi è inadatto a descrivere questo tipo di fenomeno, ma che spesso addirittura viene utilizzato in maniera ancora più dura, quindi si parla di genocidio, si parla di tentativo di sterminio della popolazione italiana,
o addirittura si assimila a questo fenomeno alla Shoah, quindi definendo direttamente le foibe la nostra Shoah. E anche in questo mi sembra, voglio dire, che ormai tutti noi studiosi concordiamo sul fatto che quel termine è sicuramente impreciso e che, diciamo, il fenomeno ha a che fare prevalentemente con stragi di tipo politico e un'operazione di tipo politico che ovviamente si interseca con elementi nazionali, ma non è puramente, non può essere puramente definita una pulizia etnica o una volontà di eliminazione della popolazione italiana tout court. Un altro elemento è quello delle cifre su cui non mi soffermerei particolarmente, ad esempio credo che ormai più o meno tutti concordiamo sulle cifre proposte dal Vademecum dell'Istituto del Friuli Venezia Giulia, di cui è stato accennato poco fa, sono le stesse che utilizzo anche io nel mio libro, ma queste cifre sappiamo tutti sono metà o un terzo di quelle che vengono solitamente utilizzate. Mi riferisco in particolare alle vittime delle foibe, di quelle che vengono solitamente utilizzate nel discorso pubblico. Anche solo oggi, intervenendo in una televisione locale, quando ho parlato di 5.000 vittime totali, che è più o meno la cifra presentata dal Vademecum, anzi il Vademecum, se ricordo bene, parla di una cifra leggermente minore, sono stato interrotto per ribadire: ma veramente sono 15.000 le vittime? E io ho detto: vabbè, non mi sembra necessario insistere sulle cifre, però questo è il contesto, diciamo, in cui ci muoviamo. L'ultimo elemento che sottolineerei è quello dell'espulsione forzata, cioè l'esodo visto come espulsione forzata, su cui ovviamente anche questo è uno dei tanti temi aperti, su cui la discussione è ancora giustamente ampiamente aperta, ma diciamo che siamo, credo, possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che usare un'espressione di questo tipo e collegare strettamente quel fenomeno con le foibe, come se fosse il risultato immediato dell'evidenza delle foibe, sia assolutamente scorretto da un punto di vista storico. Ora, qual è il problema? Che questo tipo di retorica nazionalista non soltanto appunto crea dei problemi a livello internazionale, costruisce una memoria che in qualche modo è tossica anche nel dibattito pubblico interno all'Italia, ma in qualche modo mette anche la storia fuori gioco. Cioè, in qualche modo, se noi storici non riusciamo a far sentire la nostra voce in maniera unitaria e forte, finiamo per essere tutti quanti accusati di negazionismo, di riduzionismo, di giustificazionismo. È ovvio che, appunto, se come dire, noi non riusciamo a far comprendere che, faccio l'esempio più banale, che la cifra corretta è 5.000, saremmo sempre, tutti noi ci troveremo sempre nella condizione in cui, quando facciamo quella cifra, un giornalista ci zittirà dicendo: stai zitto, non è così, la cifra vera è un'altra. E questo io credo che sia un problema serio e sul quale dovremmo, secondo me, unire le forze proprio, in qualche modo dando valore al nostro lavoro, al lavoro della ricerca storica, e cercando di portare i risultati della ricerca storica al grande pubblico, insomma, quindi cercando di entrare nella discussione pubblica su questo, senza farci emarginare come categoria, perché io ho questa sensazione che in fondo finiamo per essere emarginati come categoria, non io singolarmente o il professor Pupo o l'istituto del Friuli Venezia Giulia, ma un po' tutti e un po' la ricerca storica in generale. Concordo assolutamente con voi che il lavoro da fare è quello di approfondire la conoscenza, divulgarla il più possibile, quello che ho cercato di fare con il mio libro, e cercare di costruire anche una memoria transnazionale, quindi lavorare nell'intreccio di memorie che esistono, perché non c'è una memoria unica. C'è una memoria italiana, ma c'è una memoria slovena, c'è una memoria croata, e sono tutte diverse, e sono tutte in qualche modo anche legate ai passaggi storici che sono avvenuti anche dopo questi fenomeni, quindi all'uso pubblico che in qualche modo si è fatto di questa vicenda. E credo che però il primo passaggio da fare per una costruzione di una memoria transnazionale sia quello di riconoscere non soltanto le nostre vittime, ma anche le nostre responsabilità storiche e quindi anche i nostri crimini. Cosa che sicuramente in Italia non è mai stata fatta, per le ragioni che sono state accennate prima,
Però questo credo che sia, come lo definisco in questi giorni più di una volta, l'elefante nel salotto, cioè è il problema principale da affrontare, e finché non si tocca questo problema, secondo me sarà difficile costruire una memoria transnazionale che possa essere accettata da altri paesi confinanti con il nostro. E in questo senso devo dire che mi viene, per chiudere, mi viene da cogliere e rilanciare la proposta avanzata dal professor Pupo durante il nostro dialogo sul Corriere della Sera, nella quale il professor Pupo proponeva di cogliere proprio l'occasione dell'80° anniversario dell'invasione della Jugoslavia, che cade quest'anno ad aprile, sperando che appunto il nostro presidente o qualche altra istituzione italiana, ma sicuramente il presidente sarebbe la figura istituzionale più significativa, faccia un passo in questa direzione, quindi riconosca ufficialmente i crimini commessi in quell'area, in Jugoslavia, e il luogo ideale, come dico sempre, sarebbe il campo di concentramento di Arbe, perché è un luogo simbolico, oltre al numero di vittime che lì ci sono state, ma è un luogo simbolico, credo il più significativo di tutti, tra l'altro anche perché, come dire, i crimini sono stati commessi dall'esercito italiano, il luogo si trova sul territorio croato e le principali vittime sono slovene, quindi sarebbe un luogo in cui davvero tutti e tre i paesi in qualche modo si ritrovano coinvolti in maniera appunto positiva, e innescando probabilmente un circolo virtuoso nelle memorie dei tre paesi, che in qualche modo inverta la marcia rispetto al circolo vizioso che invece credo che si sia innescato da 2004 in poi. Grazie. Non ero microfonato, scusate. Ringrazio Eric, dicevo, vedremo se Mattarella riuscirà anche a smuovere l'elefante dal salotto, un compito non da poco. E c'era prima, non so se Eric, immagino di no, non ha potuto seguire la chat, Raul Pupo aveva desiderio di fare alcune osservazioni, però le rimandiamo al giro. Adesso terminiamo questo primo giro appunto di interventi relatori, e poi nella replica appunto ci sarà spazio per un'interlocuzione tra di voi. Bene, io allora passerei a Mila Orlic, che come avevo detto appunto insegna all'Università di Rijeka Fiume, si è occupata anche lei a fondo di temi legati al cosiddetto confine orientale, e proprio su questo tema, il confine orientale, conflitti dell'Alto Adriatico, ha curato insieme a Marco Bresciani un volume nel 2011 dedicato soprattutto all'approfondimento della bibliografia, che è molto vasta su questi temi. Mila Orlic si è occupata anche molto delle politiche della memoria in Croazia, ad esempio con un contributo pubblicato in un volume che ho curato io insieme a Bruno Groppo sull'Europa e le sue memorie, un volume del 2013. Ecco, io però mi interrompo perché sennò mangiamo troppo tempo e passo subito la parola a Mila. Prego Mila. Grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito e di questa, diciamo, occasione per confrontarci, appunto anche esprimere diverse riflessioni sul tema. Ecco, io partirei da un recente libro intitolato A cosa servono le politiche della memoria, in cui le due autrici si interrogano proprio appunto sui modi in cui il dibattito sulla memoria è stato impostato fino ad oggi, e pongono alcune questioni molto interessanti che mettono un po' in discussione questa ipotesi che le lezioni del passato, tra virgolette, servano a costruire società pacifiche. Al contrario, quello che ci dicono le autrici, si potrebbe dire che nonostante sia stato appunto investito uno sforzo enorme nelle politiche della memoria, le nostre società siano attraversate da populismi, intolleranze e discriminazioni sempre più evidenti. E questo quindi ci porta necessariamente a chiederci se le politiche della memoria, così come sono state attuate finora, siano davvero utili e cosa possiamo fare, cosa si può fare appunto per renderle più efficaci.
E nella mia riflessione, diciamo, sul giorno del ricordo, partirei proprio da questo punto. Come si è già detto, appunto, a distanza di quasi 20 anni dall'introduzione del giorno del ricordo, non si sono affermate, appunto, né una narrazione condivisa, né una memoria intera, così come l'aveva immaginata il presidente Ciampi. Anzi, come abbiamo già detto, appunto, si assiste ad un esperimento progressivo che allontana sempre di più, appunto, quell'obiettivo iniziale, che era quello della riconciliazione nazionale, che è stata appunto perseguita dagli anni 90, come abbiamo sentito anche dall'intervento di Raul. Le commemorazioni pubbliche, appunto, intorno alle foibe e all'esodo, che stanno appunto al centro del giorno del ricordo, si sono sempre di più conformate a quel paradigma vittimario, che era appunto tipico di molte, se non di tutte, le narrazioni post-89, rispondendo all'esigenza di trovare una simmetria con il giorno della memoria. Infatti, entrambi le commemorazioni ufficiali si fondano anche sulla disattenzione, per così dire, delle responsabilità italiane, se non a volte sulla loro negazione, ossia appunto sulla colpevolizzazione degli altri e sull'autoassoluzione di sé. Infatti il ventennio fascista è quasi del tutto assente nelle memorie pubbliche, in questo in senso più ampio, diciamo, però ancora di più se si pensa all'area dell'Alto Adriatico, così come sono state rimosse, come ricordava anche Eric, appunto l'invasione e l'occupazione militare delle Jugoslavie durante la guerra, insieme ai campi di detenzione e di concentramento italiano. Non di meno, anche il biennio, e questo è un punto ulteriore importante, anche il biennio 43-45, in quella che era l'Adriatisches Küstenland, il fenomeno diffuso del collaborazionismo, che era fondato anche sulle delazioni dei comuni cittadini, contribuirono alla deportazione e alle uccisioni di civili, sono state, per così dire, chirurgicamente omesse appunto dalle memorie nazionali. E in un certo senso si potrebbe dire che le traiettorie delle recenti memorie pubbliche in Italia non divergano significativamente da quelle dei paesi europei, est europei, a cui spesso guardiamo con uno sguardo molto critico, e siamo tutti qui a notare molto bene appunto le vicende che accadono nella stessa Croazia, in Ungheria e anche in Polonia, appunto le vicende proprio di questi giorni, se si pensa al caso di Engelking e di Grabowski, che proprio di ieri, o di, direi dell'altro ieri, appunto sono all'attenzione di tutti, però ecco, non notiamo che la caratteristica comune è ancora una volta quella di rappresentarsi solo come vittime e mai come carnefici o collaboratori. L'ondata poi di delegittimazione del comunismo, che appunto ha travolto l'Italia così come vari altri paesi dell'est a partire dagli anni 90, ha prodotto in tempi recenti anche una, per così dire, reinterpretazione del fascismo, che assume in vari modi un volto nuovo e più accettabile di prima, e questo credo che sia sotto agli occhi di tutti. È infatti sempre più difficile approcciarsi criticamente alle esperienze fasciste, legate strettamente appunto ai discorsi nazionalpatriottici, intrisi a loro volta di pregiudizi e di stereotipi che sono di lunga durata. E questa tendenza è sempre più presente anche in Italia nei discorsi pubblici, nelle commemorazioni in occasione del giorno del ricordo, e infatti, come tutti possiamo vedere, crescenti forme di neoirredentismo o di nazionalpatriottismo in un'area di confine demoliscono appunto quei presupposti per la convivenza in uno spazio multiculturale e plurilinguistico, e favoriscono anche la diffusione di narrazioni intrise di xenofobia e di razzismo. E uno dei modi, a mio avviso, è anche appunto il modo in cui si parla di queste vicende. L'accento viene posto quasi esclusivamente su quegli elementi del passato che rafforzano la consapevolezza delle radici storiche dei conflitti, creando l'illusione appunto che il conflitto sia uno stato naturale, immutabile, inevitabile, in cui si trovano le popolazioni coinvolte.
mentre le fasi ben più lunghe di convivenza sono volutamente rimosse non solo dalla memoria pubblica, ma spesso anche dalle ricostruzioni storiografiche, perpetuando quindi in un certo senso questo conflitto anche attraverso i libri di storia. Ci sarebbe molto da dire anche sulle narrazioni, ma se ho capito bene questo sarà il tema di Natka Badurina, quindi su questo non entro nel merito. Vorrei solo dire che una volta creato questo immaginario collettivo, che è basato appunto sull'identificazione dello slavo, tra virgolette, come alterità inevitabilmente subalterna, nella regione, diventa difficile elaborare appunto le letture diverse di quelle vicende storiche. Per tornare alle memorie pubbliche, diciamo che in tutte le memorie pubbliche post 89 l'attenzione si è spostata quasi esclusivamente sui temi della violenza, in cui appunto il Novecento è stato narrato e interpretato solo come una storia di conflitti, di traumi, e rimuovendo quasi tutti gli altri fenomeni e processi che hanno caratterizzato la complessità, e questo vale soprattutto per le regioni di confine. Tuttavia, come aveva intuito Tony Giatto ormai più di 15 anni fa, così come l'oblio come stile di vita che aveva caratterizzato appunto questo lungo dopoguerra non poteva durare ancora, allo stesso modo anche questo eccesso compensativo di memoria che è succeduto dopo l'89 non era destinato a durare molto di più, e quindi forse è davvero giunto il momento di ripensare il ruolo della memoria per tornare a una diciamo più seria, più pacata appunto considerazione della conoscenza storica, che sempre per tornare a usare le parole di Tony Judd contribuisce al disincanto. E per come vedo io le cose, il punto da cui partire per raggiungere questo disincanto di cui parlava Tony Judd è rappresentato innanzitutto dalle nuove ricerche. Dalle nuove ricerche su quest'area che ci sono ricerche molto importanti, l'elenco è molto lungo, ma appunto nel secondo giro, se volete, posso anche e faccio volentieri qualche nome, perché magari sono ricerche meno note al pubblico non esperto su questi temi. E queste appunto nuove ricerche che hanno cominciato a proporre e elaborare in diversi modi e con diverse sensibilità una lettura comparata, una lettura transnazionale ed europea di queste vicende alto-adriatiche. Questo è stato possibile in primis allontanandosi dalle letture etniciste, cioè quelle che fanno delle diverse etnie o nazioni, inteso appunto in senso culturale e antropologico, gli attori principali del processo storico, appunto la solita questione italiani versus slavi. Non mi dilungo su questo, se volete appunto ci torneremo dopo. Per chiudere volevo usare una breve citazione di uno scrittore istriano, Fulvio Tomizza, che scrisse, cito: «Da luogo di congeniti attriti, la frontiera può rovesciarsi in oasi di pace, in una piega di territorio non omologato, dove accanto alle reliquie di antichi idiomi persistono la lealtà e il rispetto dell'altro». Fine della citazione. E quindi anche gli studi storici, dopo essersi intensamente focalizzati sui momenti di rottura violenta, secondo me dovrebbero porsi appunto il problema di integrare le dinamiche quotidiane di interazione che si dispiegavano in tutta la regione, ben al di là dei confini e ben al di là dei conflitti e delle rivendicazioni appunto di appartenenza nazionale. E in questo modo diventerebbe possibile trasmettere anche attraverso l'insegnamento delle scuole, che è uno dei punti chiave che qui ci poniamo, oltre che naturalmente nelle celebrazioni pubbliche, una storia che appunto non fu solo una storia di violenza, che non si fermò affatto alle sanguinose e seppur dolorose vicende dell'immediato secondo dopoguerra, ma che proseguì ben oltre, con esperienze e scambi economici e culturali e di flussi migratori che arrivano, come ben sappiamo, appunto fino ai giorni nostri. Ecco, io credo che questi possano essere i presupposti per iniziare, diciamo, a ripensare anche una memoria europea che è stata citata già sia da Filippo che da Raul, ma anche appunto per ripensare i modi nuovi di rileggere le vicende di quell'area, a partire però innanzitutto da una presa di coscienza critica del proprio passato. Grazie. Grazie.
Questa sollecitazione a ripensare il ruolo della memoria pubblica, delle politiche della memoria, e con un'attenzione soprattutto alla storia, alle nuove ricerche che tu hai indicato. È un processo di ripensamento che investe non solo il giorno del ricordo, ma giustamente tu all'inizio hai menzionato, no, il giorno della memoria. Siamo arrivati quest'anno al 20° anniversario della ricorrenza e da più parti sono state svolte riflessioni appunto sull'efficacia anche delle politiche della memoria relativa alla Shoah. Penso anche a un libro importante come quello di Valentina Pisanti sui guardiani della memoria. Resta un punto controverso sul come si fa a definire l'efficacia di queste politiche della memoria, no? Perché Valentina lì osserva che in quei paesi in cui sono state più applicate queste politiche, sono anche i paesi in cui si sono visto una crescita del razzismo, della xenofobia, eccetera. Beh, qualcuno può rigirare il ragionamento e dire chissà cosa non sarebbe successo se non fossero state introdotte delle politiche della memoria. Ma ora questo non è ovviamente il nostro tema, è per dire che la riflessione sulle politiche della memoria in relazione al giorno del ricordo si inserisce in una riflessione, un ripensamento più generale su tutte le politiche della memoria. Era semplicemente questo. Bene, adesso passiamo a Stefan Čoke, che è della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste. Stefano ha svolto attività di ricerca sulla storia recente dell'Adriatico settentrionale e del Mediterraneo, soprattutto con attenzione allo sviluppo dei rapporti tra sloveni, e questa cosa è molto importante in relazione proprio alle conclusioni di Milla Orlic, che parlava dell'importanza delle scuole. Ecco, Stefan Čoke è diciamo attivo nei progetti formativi per le scuole, progetti dedicati alla trasmissione della memoria storica alle generazioni più giovani. E quindi io gli passo subito la parola. Il suo intervento aveva anche suggerito un titolo che è Memorie come scontro, memorie come incontro fra dimensioni nazionali e ricadute locali. Prego. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento anche da parte mia per l'invito. Ho suggerito un po' anche questa riflessione sul livello locale perché penso che tutto sommato sia forse uno di quegli elementi che spesso nel dibattito nazionale sul tema del confine orientale viene a mancare. Cioè che mentre diciamo, per la maggior parte del territorio nazionale, com'è normale che sia, naturalmente, queste sono tematiche che vengono toccate in occasione del giorno del ricordo o nel periodo immediatamente precedente, immediatamente successivo. Per capirsi, i giornali parlano di queste tematiche in questi giorni ed è normale che sia così. Poi c'è anche chi in quel territorio ci vive oggi. Cioè ci sono le comunità con le varie memorie che si trovano oggi a dover interagire nell'area di Trieste, nell'area del Friuli Venezia Giulia, nell'area della costa slovena, nell'area dell'Istria, nell'area di Fiume. E si tratta quindi anche di tematiche che potenzialmente in questo territorio possono ripresentarsi durante tutto l'anno. Cioè per capirsi, lo slavo astratto, l'italiano astratto, in questo territorio diventa qualcosa di molto concreto che puoi incontrare nella tua vita quotidiana. E quindi quelle dinamiche di contrapposizione o di dialogo hanno ricadute sui rapporti che tu hai quotidianamente col tuo vicino. Ora, il punto di vista che porto e che spero possa essere abbastanza interessante è quello di una persona che di fatto collabora con quella che è la principale istituzione di una comunità che ha lo scopo di conservare una memoria, cioè la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi, com'è facilmente intuibile, è strettamente legata alla conservazione della memoria storica di una delle comunità coinvolte, in questo caso quella della comunità slovena in Italia. Questo fa sì, che ci si ritrovi a volte ad agire da attore e da spettatore su più campi, quello locale, quello italiano, quello sloveno.
e a ricevere sollecitazioni che a volte possono essere ricondotte a un minimo comune denominatore, a volte anche no, e richiedono un lavoro abbastanza lungo. Vi racconto un aneddoto di qualche anno fa che penso possa essere significativo, perché all'interno della biblioteca agisce anche il Comitato per le Onoranze agli Eroi di Basovizza, per capirsi il monumento agli antifascisti fucilati nel 1930, e quindi l'altra Basovizza, quella meno conosciuta in Italia. E qualche anno fa riceviamo la mail in biblioteca, proveniente, se ben ricordo, da un istituto scolastico di non mi ricordo adesso che regione italiana, che palesemente pensa di essersi rivolto a chi si occupa della foiba. Cioè ci scrive nella convinzione di aver scritto al soggetto a cui rivolgersi per sapere come andare a fare una visita guidata alla foiba di Basovizza. E lì ovviamente ti chiedi un po' come porti. Non nascondo che la prima reazione è di fastidio, ma non per la richiesta in sé, ma per il fatto che dietro ci noti una certa superficialità nell'approccio, perché vuol dire che banalmente non ti sei preso molto tempo per andare a vedere con chi sta interagendo. Poi naturalmente cosa fai? Spieghi all'interlocutore chi ha contattato effettivamente e poi lo metti nelle condizioni di andare a fare ciò che aveva intenzione di fare e quindi gli spieghi come organizzarsi per andare poi a visitare la foiba di Basovizza. Perché penso che anche questa sia una delle cose che si possa considerare nel dialogo, eccetera, a livello locale fra le diverse memorie, eccetera. Si è parlato prima di scuole e penso che ci siano alcuni punti interrogativi, alcuni quesiti che da questo punto di vista possiamo farci. Soprattutto il punto di vista principale è a che punto siamo. Nel senso che possiamo registrare sicuramente, soprattutto come conseguenza del giorno del ricordo, un crescente interesse dal punto di vista di scuole, di viaggi verso i nostri territori. Meno dal lato della Slovenia, molto dal lato dell'Italia, certo c'è da chiedersi due cose. La prima, quanto e se in queste esperienze sia presente un elemento di empatia, cioè un elemento di cercare di capire che cosa abbia voluto dire il passato e cercare anche di capire che cosa voglia dire magari anche quella memoria che ti è più estranea. E la seconda cosa che un po' vari degli interventi che mi hanno preceduto hanno citato, la difficoltà a capire ancora oggi che cosa voglia dire che l'area dell'Alto Adriatico è un territorio plurale. Cioè che ti può capitare banalmente di avere persone di madrelingua slovena in Italia, che non si sono mai trasferite, sono sempre state lì, e che ti può capitare oggi di andare in Slovenia e Croazia e incontrare oggi persone di madrelingua italiana. Questa cosa è una cosa che continua a registrare difficoltà nel passare e continua, secondo me, a essere un problema nella comprensione delle nostre vicende. Ora, il fatto di essermi occupato spesso nell'ambito delle mie ricerche di vicende un pochino precedenti, diciamo, rispetto a quelle su cui spesso ci si focalizza, perché mi sono spesso occupato degli ultimi decenni del periodo asburgico, probabilmente contribuisce anche in un approccio che ho nel gestire la cosa quando vengo contattate da scuole, eccetera, nel dire che se non hai un approccio largo, se non cerchi di spiegare alla scuola che arriva in questo territorio che cosa voglia dire il XX secolo nella sua interezza, cioè dal periodo ben precedente alla comparsa delle ideologie che poi nel XX secolo saranno protagoniste, sino ad arrivare al 2010 e perlomeno al concerto dei tre presidenti, chi arriva in questi territori difficilmente se ne andrà avendo capito qualcosa di quello che qua è successo. Cioè se non riesci a trasmettere la consapevolezza di quanto ci siano delle dinamiche, dei conflitti fra le comunità e non solo, che partono da molto lontano, e se non riesce dall'altro lato a spiegare banalmente l'importanza, prima si citava il concerto del 2010, gli studenti che arrivano nelle nostre terre, quanto viene loro trasmessa l'importanza di 10.000, 12.000 triestini che applaudono a tre inni nazionali senza che nessuno fischi? Non è una cosa scontata.
non è una cosa immediata. Senza toccare anche questi temi, senza chiedersi che cosa voglia dire oggi vivere in questi territori, è difficile riuscire a trasmettere anche la consapevolezza sul passato. Se non prendi la prospettiva larga, è difficile capire la differenza che c'è fra la formazione, l'esercito X entra nella città Y, e come quell'entrata di quell'esercito in una città venga percepita da fasce diverse della popolazione. Altrimenti non ce la fai, altrimenti non riesci a spiegarlo. Ora, questo penso serva anche a cercare di spiegare alle scuole che arrivano in questo territorio quanto l'andare a toccare questi temi richieda anche a loro una responsabilità. La responsabilità nell'arrivare in un territorio fragile, nel dare un piccolo contributo perché la convivenza proceda fra chi dopo su quel territorio resta. C'è da chiedersi naturalmente cosa si può fare per incentivare un approccio di questo tipo. Perché la verità è che oggi ci sono tante esperienze di scuole, di singoli docenti che vogliono andare in questa direzione, ma non è scontato che sia questa la direzione che prevale e non è scontato che sia una cosa sistematizzata. Tutt'altro. Per capirsi, i contatti su questi temi fra scuole con lingua di insegnamento diversa, che siano in Italia, che siano in Slovenia, sono ancora sporadici e legati alla buona iniziativa del singolo docente, che magari conosce un altro docente in un'altra scuola e quindi cerca di fare qualcosa assieme, però c'è scarsa preoccupazione per sistematizzare questi contatti. Allora, un aneddoto di questi giorni, un docente di storia del liceo sloveno di Trieste, che ricordava come a volte ci sia quasi la frustrazione di avere l'impressione che ci siano binari paralleli. Cioè, in una scuola si insegna una storia, in una scuola si insegna un'altra parte della storia e le occasioni di contatto e di confronto, le occasioni di dialogo, anche di scontro se necessario, sono sporadiche. Vi faccio un aneddoto di qualche anno fa, perché anche queste cose succedono. Un progetto con scuole italiane e slovene, si va a visitare il magazzino 18, e il ragazzo sloveno che ti viene e ti dice, beh, ma dopo, adesso siamo qua, ma dopo ci spiegherà lei, no, come sono andate veramente le cose. E ovviamente devi spiegare al ragazzo, ma intanto ascoltati la spiegazione di dove sei, poi ragioniamo assieme. Oppure anche a volte lo sguardo un pochino perplesso dello studente italiano che sente uno storico sloveno che ti parla di queste cose qua. Ci sono anche momenti di difficoltà. È normale che sia così. Bisogna un pochino tutti uscire dalle rispettive comfort zone e cercare un pochino il dialogo con l'altro. Dialogo che però basato su cosa? È sul rigore scientifico. Sul rigore scientifico, che vuol dire che sempre e costantemente va detto che alla storiografia va lasciata la libertà di indagare liberamente ogni aspetto. E le conclusioni a cui arriva vanno lasciate alla valutazione scientifica, non alla valutazione se mi piacciono o meno. È complicato, ma non è impossibile. E soprattutto è necessario, perché senza questo tutto il resto, anche tutte le discussioni sui buoni rapporti oggi, sul costruire cose assieme eccetera, sono castelli di carte. Se non parti da qui, se non parti da questo concetto della libertà di ricerca, tutto il resto non sta in piedi. Una storiografia che sia transnazionale, che possibilmente abbia accesso a fonti in più lingue, che non è solo una cosa bella da sentire, ma è anche l'unico modo per riuscire a lavorare assieme e per riuscire anche a sviluppare un ragionamento assieme. Ancora un aneddoto. Una decina di anni fa, un gruppo di studenti dell'Università di Storia di Trieste Capodistria aveva fondato all'epoca l'unica sezione transfrontaliera dell'Associazione Internazionale degli Studenti di Storia. Perché nella consapevolezza che nei due Atenei, bene o male, ti occupi di tematiche molto simili, intuitivo che sia così, ma che di occasioni di confronto reciproco non ce n'erano tantissime. Ecco, forse da quel punto di vista una riflessione andrebbe fatta. Cioè, sul come creare da subito occasioni di confronto fra gli studenti di storia di oggi, che saranno i futuri storici accademici di domani,
i futuri ricercatori, eccetera, perché abbiano da subito delle occasioni di confronto e delle occasioni di contatto, perché siano da subito stimolati ad andare a vedere l'archivio nel paese vicino, ad andare a conoscere la storiografia nella lingua del vicino, in maniera tale da poter lavorare su questo tema. Allora, ci sono molti soggetti che al confine orientale, occidentale, perché il confine orientale è un termine italiano, per la Slovenia o per la Croazia non è il confine orientale, è un'altra roba, la prospettiva è diversa, al caso il confine occidentale, sarebbero disposti a dare. Ci sono molti soggetti che sarebbero disposti a dare questo contributo. E sarebbe, penso, un contributo che potrebbe essere utile a un uditorio ben più vasto per ragionare sul passato e anche per ragionare sul presente. Ora, noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni due momenti molto importanti. Si è ricordato il concerto dei tre presidenti del 2010, io vorrei ricordare anche la scarna, ma lo stesso significativa dichiarazione congiunta che i tre presidenti fanno in quell'occasione, che ricordo anche è ancora disponibile in tutte e tre le lingue sul sito del Quirinale, e anche questo è qualcosa, è un messaggio, così come ricordo quanto si diceva prima, quella stretta di mano fra Pahor e Mattarella l'anno scorso. Sono però segnali che le opinioni pubbliche nazionali devono comprendere, vanno fatti comprendere che cosa voglia dire quel doppio passaggio a Basovizza, perché non è scontato che venga compreso al di fuori dell'ambito locale, e devono poi essere tradotti in un lavoro quotidiano che non può essere che, appunto, un lavoro locale, scusate, che non può essere che quotidiano, e che esiga anche dalle politiche nazionali che tengano conto delle dinamiche locali, perché appunto poi qualcuno in questo territorio ci vive oggi, ci vivrà domani e ha bisogno di questo rispetto e di questa delicatezza. Ultima cosa, il lavoro quotidiano, la scusa, creazione... Stefano, ti pregherei di andare a concludere che abbiamo sforato qualche... Chiedo scusa. Molto interessante, ma il tempo... Chiedo scusa, ultima cosa... Questo lavoro quotidiano, questa creazione di contatti, di legami anche non scontati quotidiani, è anche il modo migliore per combattere le strumentalizzazioni che ci sono, e ci sono ogni anno. E però nel momento in cui c'è la strumentalizzazione, la risposta alla polemica, la risposta alla strumentalizzazione, finisce nel tritacarne. Nella tritacarne delle contrapposizioni, eccetera, ed è difficile ragionare con cognizione di causa. E su questo chiudo e mi scuso per la lunghezza. Oh, grazie mille Stefan Cioc, è davvero molto interessante il tuo intervento, appunto cosa vuol dire oggi vivere in questi territori e anche delle indicazioni molto puntuali, ad esempio sul dove indirizzare certi sforzi, rendere non sporadici i contatti fra scuole italiane e slovene, non sporadici i contatti fra le università, anche riferimento che hai fatto alla, come dire, la necessità, no, di crescere degli storici capaci di fare un vero dialogo, questo è molto importante, trovo. Quindi ti ringrazio davvero per questo intervento. Scusate, nel frattempo vorrei segnalare agli altri colleghi relatori che stanno arrivando in chat le domande o le osservazioni che ci vengono dal pubblico che ci sta seguendo su Facebook. E siccome sono molto lunghe, sto vedendo queste domande, questi interventi, magari vi invito a prenderne nota, perché poi sarà difficile per me o per Igor, diciamo, riassumerle alla fine, per cui se magari ciascuno di voi le può leggere, così al momento del secondo giro possiamo subito diciamo partire e ognuno di voi risponde a quelle sollecitazioni o a quelle domande che lo interpellano direttamente. Benissimo, allora adesso procediamo, il turno di Gloria Nemec dell'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea in Friuli Venezia Giulia. Gloria Nemec è storica rinomata, lavora molto sulle fonti orali, è stata una delle fondatrici tra l'altro della Società Italiana delle Storiche, della SIS, molto attiva anche nell'AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale. Ha pubblicato molti studi sui nostri temi, ricordo veramente in maniera selettiva, iperveloce,
volume del 2012, Nascita di una minoranza, Istria 1947-1965, Storia e memoria degli italiani rimasti nell'area istro-quarnerina. Il volume poi del 2015, Dopo venuti a Trieste, Storie di esuli giuliano-dalmati attraverso un manicomio di confine. L'intervento di oggi di Gloria è sul tema Esuli e rimasti, i percorsi della memoria. Prego. Grazie Filippo. Prendo spunto dalle ultime cose dette da Stefan per ribadire un concetto che ribadisco frequentemente nell'ultimo periodo, che se c'è una cosa profondamente individuale e soggettiva, quella è la memoria. E affrontare la complessità e la pluralità delle memorie, in particolare su un territorio frammentato come il nostro e ancora più frammentato nel dopoguerra, secondo me è un bel esercizio di democrazia, anche dal punto di vista didattico. Le memorie educano alla complessità, al pluralismo. Le versioni semplificate ovviamente vanno bene, sono sempre in voga perché sono facili da capire, ma dentro, secondo me, hanno sempre il virus dell'autoritarismo. Ecco, abbiamo abbondantemente capito, no? Come determinismi, semplificazioni ideologiche nazionali si rivelino e si siano rivelati inefficaci. Accogliere società complesse come quelle di frontiera. Molti equivoci, secondo me, però ovviamente potremmo dibattere su questo sino allo sfinimento, molti equivoci derivano da un uso estensivo del termine memoria, perché ormai si parla solo di memoria. Poco di storiografia, niente di storia. E io propongo diverse sostituzioni come identità collettive, come politiche culturali, soprattutto politiche culturali, perché le politiche culturali si nutrono di memoria, ma non sono memoria, perché razzolano tutta una serie di altre cose. Le politiche culturali sono onnivore, si nutrono di cinema, di letteratura, del sacro, del profano, e hanno dietro, come ci ha insegnato Filippo Foccardi con il suo ultimo e importante libro, hanno dietro sempre una posta politico-diplomatica alla quale bisogna guardare, perché altrimenti si guarda il dito e non si guarda la luna. Altri equivoci derivano anche da quello che potremmo definire un mancato sincrono. I tempi della storia sono diversi da quelli della coscienza civile, della storiografia anche. La trasmissione culturale è diversa da quella delle politiche nazionali ed europee. La letteratura ha i suoi tempi. La memoria, le forme di elaborazione del passato hanno an ancora una volta tempi diversi e questi tempi sono sempre in frizione tra di loro. Il campo delle memorie è un campo di battaglia, sempre. Non è un'anomalia della nostra zona. E la storiografia italiana ha illuminato tantissimi casi in tal senso. La specificità nostra è piuttosto da ricercare, secondo me, nei tempi lunghi di elaborazione di lutti plurimi. Dei territori, delle patrie, dei beni, oltre che delle persone, dei beni, delle identità collettive. E anche in particolare difficoltà di elaborazione di lutti a lungo non rappresentabili e non ritualizzabili, come quelli relativi alla dispersione e agli infoibamenti. E specificità nostra è anche la discontinuità dell'interesse nazionale. È la persistenza di un uso pubblico delle memorie. Alcuni elementi nelle memorie risultano ovviamente più rappresentativi di altri e sono più forti, sono dominanti, specialmente quando si tratta di costruire le master narrative, cioè le narrazioni dominanti. Altri sono recessivi, restano a margine,
ma non significa che siano morti, sono momentaneamente sprovvisti di potere e quindi in quanto tale è emarginato. Sopravvivono se esistono corpi intermedi, ovvero sedi accoglienti, ovvero associazionismo, che li raccolga e che li porti avanti. Noi abbiamo nell'associazionismo della diaspora, abbiamo gli esempi di custodi della memoria, di un patrimonio conservato, capitalizzato, difeso anche in modo esclusivo, diciamo. Perché? Perché pratiche della memoria sedimentarono nell'associazionismo degli esuli, in primo luogo come per medicare le ferite dello sradicamento, per il recupero di tradizioni, per far rivivere un mondo scomparso, per tenere assieme i gruppi e le generazioni. Queste pratiche della memoria là in quell'ambito rimasero a lungo confinate, fino al 2004 praticamente. Ora, diverse raccolte di testimonianze sul piano nazionale hanno dimostrato ampie convergenze all'interno di diverse raccolte di memoria. Convergenze nel rapporto con i poteri popolari, con convergenze sul tema delle opzioni, sul tema della paura, sulla miseria del dopoguerra e convergenze anche corrispondenze con la documentazione scritta. Fatto che ci consente di parlare di una memoria popolare e collettiva dell'esodo. Che non è una memoria unificata, che è un'altra cosa, è una memoria stratificatasi nelle sue varie varianti, sino a costituire per gli esuli un capitale morale e un riferimento culturale comune. E questo associazionismo poi si è dimostrato capace di trasmissione generazionale e di una forte domanda politica di istituzionalizzazione e di ritualizzazione. Allora, sappiamo che la mobilitazione italiana ha avuto il suo epicentro nella riscoperta del tema delle foibe. Nonostante gli storici siano mobilitati e si mobilitassero a contestualizzare altri accadimenti, altre congiunture, altri fattori prima, durante e dopo l'esodo, ma evidentemente gli storici contano poco, come abbiamo già detto in altre situazioni, perché questo binomio foibe-esodo si è saldato nel senso storico comune del paese. Noi che andiamo in giro per l'Italia, andavamo quest'anno no, e soprattutto in queste giornate vediamo che il termine foibe esodo è noto ovunque e anche è mal posto. Il termine foibe rappresenta un'astrazione mal posta. Allora, questo è successo per gli esuli, cioè la possibilità di poggiare su istituzioni della memoria. Cosa è successo dall'altra parte? D'altra parte è successo che non ci fossero queste istituzioni, è successo che esuli rimasti per lungo tempo fossero, negli anni più terribili della Guerra Fredda, fossero divisi, per così dire, da filo spinato, divisi, antagonisti rispetto al primato delle ragioni e del dolore. Nonostante in una dimensione privata alcuni esuli mantenessero i rapporti con i parenti d'oltre confine, anche dando degli aiuti, anche provvidenziali, nella desolata miseria istriana del dopoguerra, sulla scena pubblica i due mondi dell'italianità istriana erano drasticamente divisi. Le componenti in qualche modo estremiste della diaspora avevano già affermato che dall'altra parte gli italiani non esistevano più, come se un diluvio di balcanizzazione avesse annientato identità residuali sempre più modeste e ibride.
Gli esuli addebitavano ai connazionali rimasti il fatto di aver preso parte al movimento espulsivo, dimenticando, e anche qua ci sono anche molti ellissi in questa memoria. I rimasti incolpavano chi se n'era andato di averli lasciati soli, quindi indeboliti a livello di minoranza ed esposti alle ragioni dei poteri popolari. Queste memorie antagoniste, rinfocolate dagli stereotipi della guerra fredda, furono, secondo me, uno dei lasciti più dolorosi del nostro dopoguerra. Stereotipi, li sentiamo ancora oggi, italianissimi gli esuli, tutti italianissimi e anche fascisti, e dall'altra parte i rimasti tutti slavo-stellati. E l'esito paradossale di questo percorso della colpa, di personalizzazione della colpa, era la soluzione dei regimi. Nella Jugoslavia post-bellica di esodo non si parlava, persino il termine era tenuto fuori dal campo del pubblicamente memorabile. Se era necessario parlare di esuli, si utilizzava il termine di optanti. E viene utilizzato ancora oggi nei libri di testo, mi dicono, nei libri di testo sloveni e anche croati. Il termine di optanti oppure migranti, sottolineando due cose: la valenza immorale, borghese, diciamo, della ricerca di benessere in un paese capitalista, e l'altra è il richiamo interessato giunto dall'Italia per rinforzare un fronte anticomunista. Ecco, i rimasti dovettero aver molto bisogno dell'oblio per imparare a vivere in termini di normalità l'anomalia del passaggio da una condizione egemonica a quella di minoranza. Impararono anche il silenzio, l'estrema prudenza. Per anni non si produsse memoria, ma solo si aderì o non si aderì alle versioni ufficiali. Qualcosa di queste memorie andò perduto, credo anzi molto, perché la memoria non si ricrea con la caduta dei regimi. Eppure questa minoranza fu capace, nonostante tutto, di produrre elite culturali di fondamentale importanza per la salvaguardia identitaria. La letteratura istoquarnerina ebbe un compito importante nell'utilizzare, nell'esprimere il non detto, quello che non poteva essere detto pubblicamente, come linfa vitale dei racconti, dei romanzi. E così materiali autobiografici e storie vere e verissime divennero fiction letteraria, divennero un fatto romanzesco per guadagnare in libertà espressiva e possibilità di trasmissione. E naturalmente le cose oggi sono cambiate, anche grazie allo stesso associazionismo della diaspora, che ha un duplice volto. Da un lato quello di congelare le memorie, il proprio capitale morale in modo abbastanza esclusivo, e dall'altro lato anche di promuovere una cosa impensabile sino a pochi anni fa, il riavvicinamento con le comunità degli italiani in Istria. E questo consente di far riemergere sostrati comuni che sono enormi, importantissimi. E entrambe le parti in realtà hanno sperimentato sentimenti minoritari e hanno vissuto il travaglio dell'accoglienza nel dopoguerra, affrontando un mondo completamente nuovo. Entrambe hanno percepito il restringersi della lingua materna negli ambiti strettamente familiari. Entrambe, chi sostenne, e poi qua sul paradigma vittimario potremmo anche discutere a lungo, entrambe chi sostenne il peso della storia, ma sono unite da un sostrato culturale, linguistico e valoriale
enorme per la preservazione dell'identità culturale. Ecco, se andremo avanti su questa strada dipenderà dalle politiche culturali, da quanto saranno inclusive e non certo dalla memoria. Grazie. Grazie a te Gloria anche per questa ribadita sollecitazione a usare altri termini. Qua appunto sono d'accordo, politiche culturali, non politiche della memoria, e anche per la bellissima raffigurazione della complessità, no, delle memorie dell'esodo e dei rimasti. Ecco, passiamo subito al penultimo relatore, siamo tanti oggi davvero, però è molto interessante la discussione che sta emergendo, vi ringrazio già. Ecco, allora adesso Natka Badurina dell'Università di Udine, una slavista che si è occupata anche lei a fondo di questi temi, e farà un intervento su narrazioni memorialistiche e letterarie dell'esodo, quindi restiamo nell'ambito. Prego. Ti ringrazio Filippo, infatti penso sia molto giusto che io parli subito dopo Gloria, e anch'io vi sono grata per questa occasione di scambio di opinioni e concordo naturalmente su molte cose che sono state dette, soprattutto la necessità di ricordare questi tragici eventi, ma anche il fatto che il modo in cui si fa divide e che dà spazio a forze e idee politiche divisive. Quindi ci troviamo davanti a un problema e ci chiediamo cosa può fare la storiografia. Dopo vi spiegherò, questa non è la domanda di cui mi occupo io, però la accompagna. Ecco, perché questa sensazione che la storiografia sia stata messa ai margini? Dalla mia prospettiva mi è sempre utile come punto di riferimento il libro di Roberto Spazzali del 1990, perché quell'anno è stato cruciale, è stato un anno di svolta, e anche perché lui osserva con il modo documentaristico e minuzioso con cui lo fa, i due filoni, no? Da una parte segue il filone storiografico mostrando che non proprio di silenzio si è trattato, ma seguendo proprio tutte le pubblicazioni storiografiche, dall'altro lato segue quello che lui considera una certa memorialistica scritta e prodotta sull'onda delle emozioni che lui critica, considera come falsa, ma comunque annota accuratamente. Ecco, io, per me nel libro di Spazzali c'è ancora molto ottimismo sulla possibilità che la storiografia possa un giorno prevalere. Rispetto a quell'ottimismo di Spazzali del 90, a me sembra che oggi siamo peggio, che è noto una certa rassegnazione oppure addirittura lotta disperata per lo spazio pubblico, e questa lotta si combatte invocando i fatti. Questa è la posizione di Eric, del suo nuovo libro, con questo stesso spirito credo sia stato fatto lo stesso Vademecum e così via. Ora, come ha detto Filippo, la mia posizione è diversa. Io non sono storica di formazione, sono comparatista e non mi occupo di fatti, ma dei testi, dei linguaggi, di forme retoriche, e quindi proprio di quello che Spazzali nel suo libro del 90 aveva liquidato come falso. Io osservo come quindi si prolificano queste narrazioni. In questo senso vorrei contribuire a questa discussione delineandovi brevemente questa narrazione che, come appunto descrive proprio Spazzali, ha una lunga durata e ha la sua prima elaborazione nella stampa triestina del 43 e 44 in occasione delle prime esumazioni eseguite sotto il comando tedesco, in una stampa che gli è sostanzialmente alleata. E questa narrazione, sempre mi riferisco alle descrizioni di Spazzali, ma ovviamente anche alle mie ricerche, ha certe caratteristiche fisse. Insiste sulla paura e sull'orrore, investe molto sulla polarizzazione nazionale, e questo ovviamente in continuità con il ventennio, e riprende quello che Tullia Catalan ha espresso molto bene con la metafora del fiume carsico dell'antislavismo.
Questo all'antislavismo risale all'Ottocento, qui in questa pubblicistica, quindi alla radice di questa narrazione che si andrà a creare e ripetere per molto tempo, si rafforza e acquisisce connotazioni apertamente razziste. Questa narrazione ha molti elementi che ci permettono di chiamarla un mito, perché è semplice, è ripetitiva, è condivisa da una comunità e si presta, anzi si propone come fondamento identitario di una comunità, si fonda sulla paura, è costruita spesso sulle polarizzazioni binarie e il fatto anche che è in diretto collegamento con la politica ci permette di utilizzare il termine tecnico di Kerenyi e di Iesi e di chiamarla un mito tecnicizzato. Questo mito nelle elaborazioni letterarie ha avuto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale le sue canonizzazioni. Alcune hanno avuto più fortuna, altre meno. Non mi soffermo sul primo romanzo scritto su questo argomento e usando questi elementi mitici, scritto da Giancarlo Marinaldi, perché è caduto presto in oblio perché aveva mantenuto una posizione politica che nel secondo dopoguerra non era più accettabile. Diverso è invece il caso di Pier Antonio Quarantotti Gambini, che nelle sue memorie scritte nel 1951 utilizza numerosi elementi di questa storia, tra cui la paura, l'orrore, il razzismo antislavo, e Quarantotti Gambini è apertamente, io direi in maniera quasi caricaturale, razzista anche non solo in senso culturale ma anche biologico. Elvio Guagnini nella recente riedizione della sua opera con un certo imbarazzo parla della sua fisiognomica. Allora, Quarantotti Gambini quindi riprende molti degli elementi di questa narrazione, però la depura di connotazioni fasciste e quindi nel contesto della Guerra Fredda riesce ad acquisire lo status canonico e il suo testo diventa la memoria della fine della guerra in quest'area. Ed è molto interessante osservare quanto il testo di Quarantotti Gambini sia stato importante per la continuità di questa narrazione, per la memoria degli esuli stessi. E su questo, come il testo può precedere la stessa memoria, se ci sarà tempo potrò elaborare successivamente. Moduli narrativi della Primavera a Trieste si possono trovare in quasi tutti i testi letterari, teatrali, cinematografici che vengono prodotti fino ad oggi. E quali sono questi moduli narrativi? Come detto, binarismo razziale, senso di superiorità italiana, scontro civiltà barbarie, descrizione della fine del fascismo e del nazismo come della fine del mondo e dell'arrivo dei partigiani come catastrofe, il concetto del mondo alla rovescia, una metafora molto frequente, e del ribaltamento dell'ordine naturale delle cose, e poi l'idea che chi è adesso al potere è inadeguato a governare e di conseguenza, un tratto molto interessante, l'idea che erano meglio i tedeschi come padroni. La loro violenza almeno era ordinata, mentre quella degli slavi è caotica. Questo è un elemento molto interessante, io lo chiamerei topos del buon occupatore tedesco e del cattivo occupatore slavo, che ci mostra come qui nella memoria di confine, avendo un nemico in più da inserire nella gerarchia dell'altro, si riesce addirittura a produrre il mito del buon tedesco. Ormai ci siamo abituati nell'ultima produzione cinematografica a questo tratto tematico. E ci sono ovviamente altri elementi fissi di questa narrazione. Alcuni di questi sono oggetto di decostruzione e di smentita nello stesso vademecum. E quindi io mi unisco a voi nella lamentela sulla difficoltà di fermare questa macchina mitologica, per usare un altro termine di Iesi. Eppure, e su questo vorrei mettere l'accento del mio intervento di oggi e discutere di voi soprattutto di questo, mi sembra che sbagliamo quando consideriamo le due strade, quella storiografica e quella mitica, del tutto distinte e separate. Perché temo che, come dice Iesi, chi combatte il mito non possa non rimanerne invischiato in qualche modo.
Ed ecco perché è importante tornare sempre alle narrazioni, perché le metafore che troviamo nelle narrazioni memorialistiche o romanzesche sono facilmente riconoscibili perché sono fantastiche, sono spettacolari, parlano del mondo alla rovescia, parlano della Jacquerie e così via. E poggiano ovviamente su chiari binarismi, razionalità, follia, civiltà, barbarie, eccetera. Ma a questi binarismi si possono associare alcuni altri che similmente semplificano, costruiscono nette distinzioni e non tengono conto delle contaminazioni e delle variazioni storiche, eppure si vestono di verità scientifica. E qui penso ai binarismi di Cinta Campagna e di nazionalismo civico versus nazionalismo etnico. Questo è un topos, ma questa volta non topos della narrazione, ma topos della storiografia, della letteratura storiografica sull'esodo, che dalla mia prospettiva, per voi forse è naturalizzato, però dalla mia prospettiva veramente appare come un modulo narrativo. Questo modulo, appunto, di nazionalismo civico versus nazionalismo etnico, spiega come gli italiani sarebbero degli esclusivi promotori del concetto civico della nazione e dei diritti civili, che sono adesso collegati, e questo ben inteso dopo i 20 anni del fascismo. E spiega inoltre che gli italiani lo farebbero proprio attraverso l'assimilazione, quindi una generosa apertura ad assimilare gli altri. E qui si dimenticano alcuni fatti già ampiamente discussi nella letteratura sociologica e storiografica, che l'assimilazione culturale e linguistica non fa parte del principio civico. Essa è proprio quello che distanzia il concreto caso francese dal modello ideale di nazionalismo civico che presuppone uguaglianze di diritti a prescindere dalle caratteristiche culturali. E si dimentica ovviamente anche che gli italiani dopo il 45 fuggono, come dicono molti di loro, anche perché non vogliono essere assimilati. Allora, se io dico qui solo un aspetto che rende il paradosso di questa tesi: se la Jugoslavia socialista tendeva ad assimilare gli italiani, allora come vogliamo spiegarlo? Non è forse vero il contrario, che il nazionalismo jugoslavo fosse di tipo civico? No, non è vero, perché semplicemente questa dicotomia civico-etnico applicata a intere comunità e in senso perenne è insostenibile, non, è indifendibile. Ed è stata sempre rifiutata, da tempo rifiutata dalla scienza, perché presuppone un senso di superiorità, una gerarchia di assimilazione che le scienze sociali di oggi rigettano. Ed ecco perché, dalla mia prospettiva, è utile studiare le narrazioni come quella di 48 Gambini, perché col loro modo aperto di utilizzare le metafore ci aiutano a riconoscere i meccanismi mitologici negli altri discorsi, anche quelli scientifici. Ora, a livello nazionale, io veramente ammiro il lavoro che è stato fatto nell'ambito della storiografia italiana nell'analisi delle strutture mitiche identitarie nazionali all'interno anche dello stesso discorso storiografico, e mi riferisco ovviamente al mito del bravo italiano. Se proviamo a fare una simile operazione per quanto riguarda la memoria e la storiografia italiana dell'esodo, a mio avviso il mito che andrebbe demitizzato è legato a un senso di superiorità culturale, di civiltà urbana, di nazionalità civica e così via. Io mi fermerei qua e dopo naturalmente resto a disposizione. Ti ringrazio molto, Marca, molto interessante. Ci inviti appunto a focalizzare l'attenzione su una dimensione che noi avevamo parlato, quella delle retoriche, delle immagini, delle raffigurazioni e dei moduli narrativi, forse tanto più importanti in una comunicazione come quella di oggi, in cui le immagini, le icone sono importanti e per certi aspetti pervasive, ma anche ci solleciti a fare i conti, ci solleciti a noi storici a fare i conti con il nostro mestiere,
mettendoci in guardia rispetto... No, non volevo tenere in No, ma a un presunto, diciamo... Naturalmente me coinvolta... presenza in moduli narrativi, forse speriamo non mitologici nella storiografia, però questo naturalmente credo che i colleghi si occupano della storia... Non che io riesca a restarne fuori dal mito, ovviamente. Saranno contenti, insomma, di interloquire con te. Benissimo, allora passiamo all'ultimo relatore, ovviamente last but not least, il Giovanni Stelli, presidente della Società di Studi Fiumani, Archivio Museo Storico di Fiume di Roma, e anche direttore di Fiume, rivista di studi adriatici, e autore di molti volumi, fra cui ricordo Una storia di Fiume, edita nel 2017. Il titolo dell'intervento è L'esodo di Giuliano Dalmati nel secondo dopoguerra, cause e conseguenze. Prego. Grazie, ringrazio l'Istituto Parri e in particolare il professor Coccardi per l'invito. E sarò, diciamo, necessariamente molto sintetico, perché il tema che ho indicato richiederebbe ben di più che i 10 minuti che mi sono stati concessi. Quindi mi limiterò, e mi scuso per questo, a individuare 2 o 3, diciamo, temi fondamentali su cui, a mio parere, si tratta di riflettere. Primo tema, non entro qui nella questione della quantificazione dell'esodo, anche perché mi affido un po' alle cifre che sono state anche dette, più o meno, e quello che mi interessa invece sottolineare non è tanto l'aspetto in termini assoluti, quantitativo, ma l'aspetto qualitativo, cioè in termini percentuali. In termini percentuali, l'esodo del secondo dopoguerra ha praticamente svuotato le terre dell'Adriatico orientale, a quello che noi chiamiamo l'Adriatico orientale, dalla loro componente italiana. Una componente italiana che era presente insieme alle componenti croata e slovena dal Medioevo. E quella che, e uso qui un termine che è stato usato dal professor Pupo, la catastrofe dell'italianità adriatica. Una cesura storica che non ha precedenti e sulla quale si può continuare a discutere, ad approfondire, ma che è un dato di fatto assolutamente innegabile. Le percentuali dell'esodo della popolazione che si dichiarava italiana nelle varie città e cittadine va dall'85 al 90-98 addirittura per cento in alcuni casi. Detto questo, mi sembra una cosa fondamentale, posso dare una sola cifra assoluta. Se noi prendiamo il censimento austro-ungarico del 1900, con tutte le discussioni che si possono fare naturalmente, gli italiani erano circa 360.000 nella zona. Se prendiamo il censimento jugoslavo del 1991, gli italiani sono 22.900. Ecco, questo dà la misura di quello che è accaduto. Naturalmente il problema è perché è accaduto. E il perché è accaduto, la risposta non è univoca. Nella ricerca storica la spiegazione monocausale non è mai da prendere per buona. Ci sono vari fattori, però io vorrei sottolineare alcuni aspetti del problema della contestualizzazione, anche qui in modo molto rapido, molto semplificato, direi necessariamente semplificato. Allora, naturalmente ogni evento storico va contestualizzato, mancherebbe altro. La contestualizzazione, a parte che contestualizzare non vuol dire giustificare, ma non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che contestualizzare sul serio significa contestualizzare a 360 gradi. Non si può dire che il contesto fa parte, come è giusto, il fascismo, la sua politica di snazionalizzazione, la sua politica razziale infame, è tutto giusto. Del contesto fa parte l'invasione della Jugoslavia nel 1941, giustissimo. Ecco, ma del contesto
fanno parte anche altre cose. Ecco, ne faccio due esempi. Perché naturalmente non si deduce nulla di particolare, si comincia a fare sul serio storia come si dice che bisogna fare, ognuno di noi cerca di farla naturalmente. Fermo restando che, come voi sapete, l'obiettività nella storia è sempre, direbbe Kant, un'idea regolativa, cioè dobbiamo fare come se fossimo obiettivi, ben consapevoli che nessuno di noi, nessuno può spogliarsi completamente da quello che è la propria formazione, la propria cultura, i propri, diciamo, pregiudizi. Allora, due esempi rapidissimamente. Questione del nazionalismo. La denuncia dei guasti. Innanzitutto, il nazionalismo è un'ideologia che si sviluppa nell'Ottocento e che ha come caratteristica quella di considerare l'appartenenza nazionale culturale come identica all'appartenenza politica. Cioè, la nazione deve coincidere con lo Stato. Una equazione che fino all'Ottocento non era per niente scontata, anzi era l'opposto. E non solo negli imperi plurinazionali, ma anche nei cosiddetti stati nazionali europei, che sono a torto detti nazionali, ma dovrebbero essere più correttamente definiti stati territoriali e non nazionali. Ma chiudiamo la parentesi, perché sarebbe oggetto di un altro convegno proprio sul nazionalismo, che sarebbe molto interessante. Il nazionalismo, certamente, diciamo, caratterizzato la politica italiana, in particolare in modo estremamente aggressivo durante il periodo fascista. Ma il nazionalismo, un'ideologia, è un'ideologia che si è diffusa in tutta Europa nella seconda metà dell'Ottocento, nessun paese escluso. Variamente declinato, il nazionalismo ha, se vogliamo, usiamo tra virgolette, infettato, diciamo così, neanche mi piace questo termine, tutti i paesi e tutti i popoli. Ha ricordato a tal proposito, per esempio, Fulvio Salimbeni, lo storico Fulvio Salimbeni, che era comune tra le due guerre mondiali questa ideologia, e consideriamo per esempio quello che hanno fatto i francesi in Alsazia e Lorena, i cecoslovacchi con gli ungheresi, i polacchi con le loro minoranze, i rumeni con la minoranza ungherese. Allora, ognuna di queste cose andrebbe naturalmente analizzata. Questo per dire che la contestualizzazione, anche qui, fa, come dire, a 360 gradi. Seconda questione fondamentale per quanto riguarda la contestualizzazione. La questione del comunismo, che non è una questione secondaria, ma direi è centrale in quello che noi stiamo dicendo. La politica comunista di repressione dei nemici del popolo. Ecco, senza tener presente questo aspetto fondamentale, secondo me non andiamo molto lontano. Allora, anche quando si contesta, perché c'è qualcosa di vero naturalmente, la relazione meccanica foibe, tra virgolette, foibe, considerando foibe come termine che indica in generale la repressione, il meccanismo della repressione, foibe ed esodo, certamente non c'è una relazione meccanica, non c'è una relazione. Ora, io vi leggo solo un piccolo, tra i tanti documenti che potrei citare, e a questo proposito cito l'importante studio di Laurietta Moscarda Oblak, Il potere popolare in Istria dal 43 al 45, che è stato edito dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, in cui, avendo la pazienza di leggere, si possono scoprire moltissimi documenti interessanti. Allora, io cito soltanto invece un piccolo brano riportato istruzioni emanate dal Partito Comunista Jugoslavo nel gennaio 44, riportate dal quotidiano Jutro di Lubiana. Il concetto del nemico del popolo, chi è che bisogna eliminare? Si devono eliminare, chi si deve eliminare? Dirigenti appartenenti a correnti borghesi, grandi possidenti agrari, capitalisti, industriali, compromessi con nazifascismo, per carità, membri dell'SS, poi tutti gli intellettuali, gli studenti e i politici da caffè. Cosa vuol dire? Non lo so. O meglio, tutti i sacerdoti che si sono dichiarati contro il proletariato. Non debbono più uscire i giornali borghesi.
e tutte le liquidazioni dovranno essere eseguite il giorno che verrà fissato da speciali reparti del partito. Allora, io potrei citare tante di queste istruzioni. Che cosa, siamo di fronte? Siamo di fronte a un progetto di, è stato anche qui uso un termine usato da altri, ma che mi sembra molto indicativo, un progetto di epurazione preventiva. E non si tratta ovviamente di pulizia etnica, ci mancherebbe altro. Non si tratta nemmeno di genocidio programmato, genocidio di chi? A meno che uno non voglia dire un genocidio ideologico. Io ho usato questo termine, mi è stato rimproverato, faccio ammenda, non lo uso più, nel senso che comunque è un progetto, diciamo, di epurazione preventiva rivolto contro un'entità vagamente definita, chiamata nemici del popolo. Si stabilisce chi è il nemico del popolo, naturalmente è il partito, in un regime che non prevede pluralismo, che prevede un partito, un giornale unico, un sindacato, tutte le cosiddette organizzazioni di massa, linee di trasmissione del partito comunista secondo la concezione leninista del partito. Questo è il punto. Allora, il problema, diciamo, è che... Quanto tempo ancora? 2 minuti. Benissimo, allora mi avvio rapidamente alla conclusione. Allora, il problema è che contestualizzare vuol dire tener conto di tutti questi fattori. Non di uno sì, l'altro no, a seconda delle convenienze politiche. La storia è, come dire, dovremmo dire usare la storia sempre come fine e mai come mezzo, per dimostrare qualcosa. Ecco, io voglio ricordare però due elementi, e poi mi arrivo rapidamente alla conclusione. Voglio ricordare un importante convegno che si è tenuto nel 2003, convegno di Rifondazione Comunista. Il tema era le foibe tra fascismo, guerra e resistenza. E io vorrei richiamare, ma non posso citarlo perché il tempo stringe, l'avevo preparata le citazioni ma non le posso fare, alcune precisazioni che su questo punto ha fatto, fece a suo tempo, Bertinò. E poi voglio richiamare un altro convegno di cui mi sono andato a rileggere di recente gli atti, molto interessanti. Un convegno tenuto il 29 novembre 2013 a Padova dall'AMPI, dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, in cui sono messi a fuoco alcuni, con estremo equilibrio, alcuni meccanismi di quel che io ho accennato, in particolare nella relazione del coordinatore dell'AMPI Veneto, Maurizio Angelini. Avevo preparato anche qui una citazione, ma non la posso fare, dato il tempo. Voglio fare il secondo giro, se vuole. Io? Abbiamo il secondo giro, se vuole. Ah, certo, posso fare il secondo giro. E voglio concludere, però, con una nota, diciamo, ottimismo. Ecco, no, perché sono perfettamente d'accordo con gli appelli, in particolare è stato fatto, se non sbaglio, nell'intervento del dottor Cioc, se non sbaglio, a un dialogo. Non è vero che siamo al punto zero, il dialogo è andato avanti, si è realizzato un ritorno culturale delle associazioni degli esuli nei luoghi di origine, un dialogo con i rimasti, un dialogo con la maggioranza, perché io mi riferisco in particolare al caso di Fiume. E io voglio darvi, e concludo, due rapidissime notizie. Primo, a Fiume, per decisione della municipalità croata, ovviamente, sono state apposte nella città vecchia una serie di tabelle odonomastiche in cui viene riportata l'odonomastica di Fiume dal 1700 a oggi. E allora uno può andare e scopre che nel 1700 la strada si chiamava Calle dei Canapini, quell'altra si chiamava Calle dei Pipistrelli, la piazza si chiamava Piazza delle Erbe. Naturalmente poi si vede come è cambiata l'odonomastica. Ecco, questo è un segno di un ritorno culturale serio in cui il nazionalismo non c'entra assolutamente niente. Del rispetto delle varie identità. E scusatemi se alla termino, come il professor Focardi ha avuto
la bontà di citare La mia storia di Fiume, dalle origini ai nostri giorni, che è uscita nel 2017, questa storia di Fiume è uscita adesso a Fiume in traduzione croata. La traduzione è del professor Dami Grubiša, mio amico, ex ambasciatore della Repubblica di Croazia a Roma. Questo va nel senso di un dialogo reale e di un riconoscimento di quella realtà plurale, pluriculturale, plurietnica, plurilinguistica che ha caratterizzato per secoli queste terre e che ha subito una forte cesura proprio con l'esodo del secondo dopoguerra. Vi ringrazio. Grazie, grazie Presidente Stelli anche per le sollecitazioni che ci ha rivolto sul problema della contestualizzazione a 360 gradi. Quindi questa è una questione che magari potremo affrontare. Nel frattempo, purtroppo, il professor Pupo ci ha dovuto lasciare, aveva un appuntamento alle 17:55. E ha anche indicato, ci ha scritto, forse state vedendo sulla chat, ha dato alcune risposte a domande che erano nel frattempo pervenute. C'era una domanda sulla questione delle vittime, e allora era una signora che aveva posto questa domanda, lui appunto dice, beh, fornitele il mio indirizzo mail e sarò contento, insomma, di spedirle una slide. Quindi poi forniremo alla signora l'indirizzo mail del professor Pupo. Poi c'è un riferimento invece al dibattito, all'intervento di Eric, rispetto al quale appunto Pupo dice l'approccio provocatorio secondo me è esattamente quello di cui non abbiamo bisogno. E un secondo punto, territori ingiustamente sottratti. Tra virgolette, è retorica nel senso che normalmente le modifiche di frontiera avvengono in base a rapporti di forza, nonché nel senso che la linea etnica nella Venezia Giulia non era possibile, ma ciò non toglie che considerare nazionalmente fondata l'annessione delle città costiere italiane non sta in alcun modo in piedi, piuttosto sventura dovuta alle conseguenze della sciagurata guerra fascista. C'è anche, credo sia sempre Pupo, perché scusate, ho difficoltà io a capire questa chat, saranno utili però non sono sempre così chiare. Credo no, questo direi. È un'osservazione di Pupo per Natka Badurina, considerare finti italiani quelli di origine croata e costringerli a frequentare le scuole croate è un segno di nazionalismo civico. Però mi sembra, ora la stessa Natka Badurina non la devo difendere io, ma lei stessa aveva usato in modo paradossale, no, del discorso sui nazionalismi, quindi credo che su questo sia d'accordo anche lei, ma risponderà ovviamente lei. Allora, nel frattempo... No, c'è una domanda, professor Foccardi, c'è una domanda di Maurizio Dotti sul rapporto tra questione nazionale e lotta di liberazione. Allora, sì, no, ora ci arriviamo perché... ringrazio Igor Pizzirusso della regia che ha provato un po' a sintetizzare le molte domande, che abbiamo più di 300 persone che ci stanno seguendo. Comunque sono arrivate anche altre nel frattempo, Filippo, quindi noi risponderemo a tutti e ci dispiace molto, ci scusiamo tutti ora. Io allora provo a leggere molto rapidamente, scusatemi, le domande che ho sott'occhio e poi passiamo al secondo giro di interventi. Allora, Maurizio Dotti, volevo chiedere se è possibile un approfondimento sul rapporto tra questione nazionale e lotta di liberazione sul confine orientale. Giuseppe Ponsetti, questo era per il professor Pupo, che però nel frattempo si è andato, che senso ha porre la giornata del ricordo a pochi giorni dal giorno della memoria? Però è una domanda che può ovviamente riguarda tutti. Più di 10 anni fa, nella mia scuola a Torino, in cui si organizzavano iniziative per il giorno della memoria, il consiglio della circoscrizione contattò la direzione scientifica, non lo so, questa sigla ce ne sono tante, perché ci fossero iniziative per il giorno del ricordo. Spedito dalla DS ad assistere ad una riunione del consiglio di circoscrizione, sentii consiglieri di minoranza, Forza Italia, Lega, Alleanza Nazionale, equiparare senza problemi le foibe alla Shoah e quelli di maggioranza, PDS, eccetera, in totale silenzio, quasi vi fosse una spartizione implicita.
un nostro collega storico che è Stefano Pivato ha parlato in proposito di lottizzazione delle memorie, forse è un concetto che si può applicare in questo caso. Allora, scusate che scorro, Caterina Del Stabile, vorrei sapere cosa gli storici ne pensano del gap esistente tra la storiografia ufficiale e la manualistica scolastica. Questa è una domanda che è importante, poi fa riferimento a un'analisi del mio amico Luigi Caiani, che però qua non riesco a leggere, ho il messaggio troncato, però l'argomento importante è quello della storiografia manualistica scolastica. Luca Gianfrancesco, non si potrebbe pensare ad un giorno della memoria dedicato a tutte le vittime causato dalla politica coloniale di occupazione dell'Italia fascista? Caro Luca Gianfrancesco, qualcuno in Parlamento ha provato a istituire questa giornata nel 2006, sono state due proposte di legge avanzate dalle sinistre e però non hanno fatto neanche un passo avanti, quindi questo denota la difficoltà, diciamo, a fare i conti con le nostre responsabilità. Poi ecco la domanda rivolta a Pupo di Maria Ionia Pratt, da dove emerge il numero di 5.000 vittime, appunto si potrà rivolgere direttamente al professor Pupo o comunque qualcuno può anche risponderle in questa sede senza arrivare a Pupo. Allora, Ilaria Rocchi, sarebbe interessante sentire Pupo che in materia 1 sul tema. Questa è una domanda, non capisco quale tema, sull'intervento di Gobetti. Vabbè, allora andiamo avanti, credo siamo arrivati verso la fine. Comunque, scusate, qui mi ritornano le domande di prima. Allora, vuoi che le leggo io? Intanto Raul Pupo si sta riconnettendo, forse vuole rispondere a qualche domanda, perché si sta riconnettendo. Benissimo, allora forse sì, tu Igor che hai gestito queste domande. Dove sei, hai letto quella di Luca Gianfrancesco, l'hai letta o sì. Dove sei arrivato, scusami? Quella di Gianfrancesco sì, sono arrivato proprio... Ok, poi c'è Mara Ionia Pratt che chiede da dove emerge il numero delle 5.000 vittime. Ecco, siamo arrivati proprio lì. Esatto, poi c'è una domanda di Antonio Piccini, fa una domanda sull'ISU Cumbria, ma è una questione di politica interna, insomma meglio non addentrarci. Silvia Cignoli chiede, in merito al fatto che nella storiografia manca l'inquadrabilità dei fatti di cui si discute sotto il concetto di pulizia etnica vera e propria, si chiede se il concetto di pulizia etnica sia un'interpretazione, magari suffragata da intenti di strumentalizzazione politica, che va esclusa in modo assoluto, o se sulla base degli elementi in nostro possesso in ambito storiografico può prestarsi ad eventuali altre interpretazioni e che quindi rimangono legittime pur non essendo singolarmente condivisibili. Ok, mi sembra che ci siamo. Direi che forse questa era l'ultima, sì, perfetto. Allora, non so se nel frattempo... Era un tentativo abortito, no? Si è disconnesso di nuovo, quindi niente. Non abbiamo Pupo, ok. Comunque, se qualora rientrasse, naturalmente lo facciamo subito intervenire. È stato più volte chiamato in causa. Bene, allora, io partirei per il secondo giro. Questo davvero dovrebbe essere molto breve, risposte, interventi di 3 minuti, massimo 5, ma meglio se sono i 3 minuti. Avete sentito le domande, ovviamente, perché ci ha rivolto il pubblico, ma possiamo e dobbiamo interloquire anche fra di noi, perché molte sono le questioni che emerse in questi vostri interventi, di cui vi ringrazio, veramente molto ricchi, molto stimolanti tutti, e seguiamo pure lo stesso ordine del primo giro. Ovviamente non c'è Pupo e quindi io darei la parola a Eric Gobetti. Prego Eric. Va bene, grazie. Allora cercherò di essere sintetico più di prima. Innanzitutto è veramente un doveroso ringraziamento a tutti voi, perché sono stati tutti interventi molto significativi, molto pregnanti e che sicuramente hanno aiutato ad allargare anche il quadro e la visuale di tutti noi. E ringrazio naturalmente anche chi ha posto le domande. Mi spiace davvero che Pupo abbia dovuto andare via, ma ovviamente in questa giornata siamo tutti molto impegnati e lui più di tutti.
e quindi niente, lo saluto, colgo l'occasione per salutarlo, è un peccato che non possa rispondere direttamente lui alle domande che sono state poste. Siccome alcune tirano in causa anche me, proverò a rispondere magari io per quanto riguarda me naturalmente. Devo dire, allora, non sono, gli interventi sono stati molto significativi, ma devo dire concordo con tutti gli interventi fatti, quelli che più, diciamo, riguardano il mio campo, a maggior ragione, cioè quindi sia le cose dette dal professor Pupo anche nella nostra chat privata, ma insomma anche la risposta che ha dato a me, insomma la precisazione, sono concordo con lui e concordo anche con ciò che ha detto il presidente Stelli. E credo che siamo d'accordo sul fatto che appunto bisogna analizzare queste vicende nella loro complessità e nella loro pluricasualità. Questo secondo me è il punto fondamentale ed è quello che secondo me purtroppo invece manca nel racconto manicheo che viene fatto abitualmente di queste vicende. Proprio questa secondo me la questione. Io non voglio contrapporre un'altra verità a quella ufficiale. Il mio ragionamento è proprio quello di, ma credo di tutti noi, quello di inserire complessità e cercare di capire quali sono tutte le concause di questi complessi eventi. Mi è sembrato veramente molto interessante l'intervento di Natka, che mi ha dato una prospettiva nuova su questo tema, che in qualche modo è molto interessante perché diciamo il racconto narrativo di queste vicende da parte italiana, se capisco bene insomma il racconto di Nakba di Natka è un po' una sorta di visione catastrofica, no? di quella vicenda, che somiglia molto secondo me allo sguardo che hanno i palestinesi sulla loro vicenda storica. Le foibe sembrano un po' la Nakba italiana più che la nostra Shoah, ecco, in questo racconto giustamente è stato definito in parte mitologico. Ed è molto interessante perché secondo me, partendo da questo ragionamento che in qualche modo ci sposta un po' la prospettiva, ma potrebbe aiutarci a ragionare, appunto a guardare la cosa in termini diversi, secondo me dobbiamo vedere appunto questa vicenda un po' come giustamente dicevi tu, un elemento culturale da cui non ci si può liberare tanto facilmente, sul quale dobbiamo lavorare per integrare in questo racconto che in qualche modo è una costruzione mitologica, ma una costruzione culturale che riguarda tutti gli italiani, per inserire in questo racconto complessità, appunto pluricasualità, tutti gli elementi che a noi storici piacciono ma che anche danno un senso alla storia e al ricordo del passato. E su questo credo dobbiamo lavorare. Ovviamente non si tratta di, qua mi faccio riferimento per esempio anche ai discorsi sui manuali scolastici, le domande sui manuali scolastici o sulla appunto quel gap che esiste tra il discorso pubblico e la ricerca storica. È chiaro che non possiamo noi storici, come dire, imporre la nostra presenza nel discorso pubblico o nei manuali scolastici o in televisione. Quello che però secondo me dovremmo fare, ribadisco un po' quello che ho accennato prima, è fare quadrato, cioè come dire, ribadire il valore del nostro lavoro e difenderci reciprocamente di fronte alle accuse che spesso ci vengono rivolte per il semplice fatto appunto di porre complessità in una vicenda che è complessa, tenendo ovviamente ferme le nostre specifiche e diverse interpretazioni dei fatti che ci sono, le abbiamo sentite anche oggi, stando pronti a difendere, diciamo, il lavoro dei colleghi, e anche direi evitando di accusarci a vicenda, magari come è successo purtroppo in anni passati, reciprocamente di più o meno gonfionismo, riduzionismo o addirittura negazionismo, perché credo che questo non faccia bene al nostro lavoro e alla memoria pubblica in generale. Quello che forse invece bisognerebbe fare, se proprio bisogna negare qualcosa, è negare la semplicità, negare gli slogan, negare quel tipo di approccio puramente manicheo che invece vediamo spesso utilizzato. E su questo secondo me dovremmo essere più fermi. E quindi appunto, secondo me, ecco,
vabbè, chiudo qua, non aggiungo altro. Grazie, ti ringrazio ancora per la... Grazie mille, davvero a te, raccolgo l'appello, agli storici sono d'accordo, evitiamo cifre, gonfionismi, non l'avevo mai sentita questa del gonfionismo, l'hai inventato tu. È un mio neologismo, me ne vanto. Non l'avevo sentito. E anche interessante nel paragone con la Nakba palestinese, la grande catastrofe. Gli stimoli, appunto, dicevo, sono tanti, anche questo ci rifletterò. Ecco, adesso passo a Mila, sta a te Mila, prego. Eccomi, ma io sarò veloce perché non ci sono state, diciamo, domande dirette per me, per cui non rubo molto tempo. Ci tengo solo, visto che la parola che è emersa, diciamo, con più frequenza è la complessità. Benissimo, è quello di cui come storici dobbiamo occupare, però a partire dalle categorie che usiamo e quindi a partire appunto da quella cosa su cui io un po' mi sono focalizzata, ma che ci tengo a ribadire, quindi a partire da questa idea delle identità così solide, di queste categorie appunto di gli uni e degli altri, appunto slavi contro italiani, perché appunto la complessità significa anche uscire, diciamo, dalla prospettiva nazionale e anche dai linguaggi che derivano appunto e dalla terminologia che deriva appunto dal nazionalismo. In questo senso io mi occupo dell'Istria, quindi non parlo parlo della situazione, diciamo, istriana, ho visto tantissimi fondi e anch'io devo dire che all'inizio avevo una visione molto simile a questa che spesso si vede nella storiografia. Poi man mano più fondi vedevo, più mi rendevo conto di quanto queste, diciamo, diverse forme di identità e di lealtà siano in realtà il risultato di continue negoziazioni anche con i poteri esistenti e anche adeguamenti appunto alle situazioni contingenti. E in questo senso non voglio dire assolutamente che la questione nazionale non sia importante, tutt'altro. La mia intenzione, diciamo, sarebbe quella di far vedere la complessità anche in questo senso, quindi l'interazione dall'alto e dal basso, includere la storia sociale, che è quella che ci manca, perché qui continuiamo a ossessionarci di questi grandi temi appunto che sono più appartenenti, diciamo, alla storia politica e diplomatica, ma se guardiamo la storia sociale vediamo che le sfumature sono molte di più ed è proprio il rapporto, diciamo, all'interazione e anche, se volete, al rifiuto che viene appunto dal basso, che poi le politiche nazionali si radicalizzano. E questo vale sia nel primo dopoguerra con il fascismo che nel secondo dopoguerra con il comunismo, producendo quegli effetti traumatici che conosciamo molto bene. Però ecco, non le considererei categorie, diciamo, chiarissime. Questo lo dice anche Pamela Ballinger, per citare solo una studiosa che si è occupata di questi temi e che dimostra come appunto questo è molto visibile ben oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi questa complessità, diciamo, delle identità. Ripeto, le ricerche su questi temi ci sono tantissime. Secondo me lo sforzo che noi dobbiamo fare, che gli istituti devono fare, che le scuole devono fare, è quello di includere queste ricerche, includere le nuove prospettive, includere appunto nuovi studiosi. Ci sono tantissimi studiosi, anche italiani, che hanno imparato la lingua, che stanno andando negli archivi appunto anche ex jugoslavi, che ci stanno proponendo appunto aspetti di questa lunga storia che sono importantissimi e che non riguardano, torno ancora sul mio punto, solo la violenza, solo i conflitti, ma anche appunto la convivenza, anche l'integrazione, l'inclusione, e questi sono elementi che a mio avviso ci possono aiutare ad uscire da questo vicolo cieco in cui ci troviamo. Ecco, grazie. Grazie, grazie mille, davvero Mila Orlic, per questo tuo secondo intervento. E adesso Stefan Cioc. E telegrafico, dato che sono stato molto lungo prima e dato che non ho domande specifiche, ma forse un passaggio sul discorso storiografia ufficiale e manualistica, premettendo che ho capito cosa si intende dire, però preferisco evitare il termine ufficiale perché
diciamo che ma lo interpreto come storiografia, diciamo rigorosa, scientifica, nel senso che si diceva prima. Ma tutto sommato, le occasioni in cui mi è capitato negli ultimi periodi di avere a che fare con manuali scolastici italiani non sono neanche state così negative, nel senso che i manuali sono diversi e si possono trovare anche cose di buona qualità. Paradossalmente, su certi aspetti, andando a pensare anche a qualche aspetto specifico addirittura legato agli sloveni, a volte mi sembrava più chiaro il modo in cui veniva presentato sul manuale italiano che viceversa, per dire. Per cui, insomma, penso che non sia tutto così negativo. Discorso forse un po' più generale è forse che approccio, che rapporto ha verso l'insegnamento della storia il nostro paese, cosa intendo dire? Che in generale forse non è che la storia in questo momento passi nel dibattito pubblico come la materia più importante in ambito scolastico, la metto con un eufemismo, così come c'è anche da interrogarsi da dove esattamente dovrebbero sorgere le future generazioni di storici, perché allora o la storia, le memorie e il rapporto con il passato sono importanti e quindi vuol dire che sono anche cose su cui vado a investire, oppure non lo sono. Però cioè, aspettarsi una cosa e l'altra, cioè una tematica importante che va approfondita eccetera, però non ci metto sulle risorse per poterlo fare, è un pochino complicato. Un discorso specifico però, io resto dell'opinione che per quel che riguarda il territorio di confine invece, quello che si ritrova, come dicevo prima, a gestire la quotidianità, un po' di materiali in più invece servirebbe. Nel senso che servirebbe a quei tanti docenti di scuole italiane, slovene, croate, variamente sparse sul territorio, che vorrebbero magari anche fare cose assieme e avrebbero bisogno di un po' di sistematizzazione in più. Ci sono già delle buone pratiche, però su quello si potrebbe lavorare ancora. Ultima cosa, colgo lo spunto del presidente Stegli e lo interpreto nel senso che bisogna anche andare cocciutamente a cercare le buone pratiche e a valorizzarle. Nel senso che anche a livello di stampa, anche a livello di notizia, la polemica, la contrapposizione ottiene molto più spazio che per esempio le targhe che citava il presidente a Fiume, o altri casi positivi. Quello che bisogna anche cocciutamente andare a fare è andare a fare un lavoro, così come prima Mila Orlic diceva sul passato, non ci sono solo i conflitti, andare anche a ricavare spazio anche sull'oggi, per ricordare che anche oggi non ci sono solo i conflitti, che anche oggi ci sono buone pratiche. Tra l'altro il presidente Mattarella l'ha già fatto due volte, oggi e anche per il discorso di fine anno, ha ricordato Gorizia e Nuova Gorizia, sì, capitali, sì, europee della cultura 2025. Sì. Sono cose che interpretiamoli un po' come stimoli per tutti noi. Per esempio, per quanto mi riguarda, personalmente, ok, c'è stato anche il Covid di mezzo, ma l'anno scorso sulla prospettiva Trieste-Fiume, con Fiume che era capitale europea della cultura, poi c'è stato il Covid che ha travolto un po' tutto, però anche a monte di quello ho avuto la percezione, guardando sul lato triestino, che molta attenzione verso una cosa simile non ci fosse. Ecco, da questo punto di vista forse si può lavorare andando cocciutamente a sottolineare quel che di buono si fa e dicendo ok, allora facciamo ancora di più. Grazie, grazie Stefan Cioc. Mi ha colpito l'idea del cocciutamente, bisogna essere determinati, sono d'accordo con te. E adesso Gloria Nemec, prego. Microfono, hai ancora il microfono. Sì, non posso che aderire totalmente all'appello di Mila Orlic alla storia sociale. E praticando di più la storia sociale si illuminano le retroscena, le retrovie e quindi si ha una prospettiva molto più ampia, no? Il grand'angolo si allarga anziché focalizzarci sui vertici politici e culturali e sul conflitto. Ad esempio nelle mie pratiche di storia sociale ho visto che interessantissime sono le storie familiari, nelle quali le linee di frattura sono, camminano in parallelo e sono compensate dalle linee di ricomposizione.
i fattori di ricomposizione non stanno nella memoria, ma stanno nelle pratiche collettive, nello sport, nella religiosità popolare, nelle attività economiche, nei matrimoni misti. Allora, se noi analizziamo anche una sola storia familiare, vediamo tutte queste componenti che sono compresenti. Ecco, e questo è un suggerimento anche come pratica didattica. Per quanto riguarda i libri di testo, a me sembra, lo studente che ha fatto la domanda, sicuramente i libri di testo, per un problema direi strutturale, non seguono le avanguardie storiografiche, arrivano parecchio tempo dopo, è ovvio, però sono tanto migliorati. Voi non sapete cos'erano i libri di testo 10 o 20 anni fa. Adesso vedere certi libri di testo veramente si allarga il cuore. Sicuramente sono ancora lacunosi da tanti punti di vista, però ci sono pratiche, molte pratiche laboratoriali che vengono avviate all'interno delle scuole. Ad esempio, nel caso di Gorizia è stato fatto molto lavoro in questo senso con le vie della memoria e anche con altre pratiche scolastiche. Certo che il giorno del ricordo è un precipitato più politico, no? Più polemico di queste questioni. Grazie, grazie Gloria. Adesso, Natka Badurina, prego. Sì, grazie. Allora approfitto di questi pochi minuti per rispondere alla domanda del professor Pupo, anche se non c'è più, ma certamente immagino che ci sia qualcuno nel pubblico che condivida lo stesso dubbio. No, io non penso che il nazionalismo jugoslavo si possa definire come civico, ma non penso che comunque qualsiasi nazionalismo o sistema o nazione si possano definire con questi due termini così staccati e così fortemente assiologici. Assiologici vuol dire che noi attribuiamo dei valori a prescindere da questi concetti, e come dice Bru Baker tendiamo ad attribuire quello che consideriamo buono a noi stessi e quello che consideriamo meno buono all'altro, e questo succede secondo l'analisi di Bru Baker esattamente con questa dicotomia. Quindi il mio invito è ad abbandonare questa dicotomia, soprattutto se la si intende applicare così in blocchi definiti a una e l'altra nazione, che assolutamente non è un approccio transnazionale. Questo era il mio pensiero. Quindi sono d'accordo con Eric che la semplicità non fa bene e non è un buon metodo didattico. Grazie, mi fermerei qua. Grazie, grazie a te Natka. E adesso Giovanni Stelli, prego. Microfono. Mi sentite? Ora sì. Dicevo, volevo rispondere a una delle domande che è stata fatta, che naturalmente meriterebbe una risposta che dura mezz'ora, tre quarti d'ora, non è possibile. Cioè la domanda relativa alla questione nazionale e alla lotta di classe nel corso degli anni, diciamo, 41-45, il corso della lotta di resistenza. Diventa poi, dopo il 43, anche resistenza italiana, oltre che resistenza jugoslava. Allora io mi limito a dire una cosa banalissima, precisa, diciamo, che però naturalmente andrebbe approfondita. Fino a metà del 44 c'era una divergenza nel fronte antifascista e antinazista tra i comunisti italiani e i comunisti sloveni e croati. La faccio breve. La divergenza era questa. I comunisti italiani dicevano: facciamo prima la lotta contro il nazifascismo e poi risolveremo la questione nazionale mediante un plebiscito eventualmente. Era una visione, chiamiamola, internazionalista. La linea dei comunisti sloveni e croati invece era un'altra. Già all'indomani dell'8 settembre vengono emanati i cosiddetti decreti di annessione. Tutta l'Istria, Fiume, Ara, una parte di Gorizia, vengono annessi al futuro Stato comunista jugoslavo. La condizione quindi che veniva posta ai comunisti italiani di quelle zone era l'aderire all'annessione alla Jugoslavia.
C'è un documento del responsabile del Partito Comunista Italiano a Trieste del gennaio 1944, si chiamava Giordano Pratolongo, in cui queste divergenze vengono esposte puntualmente. Il documento è facilmente reperibile perché è stato pubblicato nei suoi due fondamentali libri da Pietro Secchia. In particolare mi riferisco al libro riguardante appunto la lotta di liberazione. La situazione cambia nel corso del 44 perché il Partito Comunista Italiano, in particolare Togliatti, sposa la linea annessionistica dei comunisti jugoslavi. Mi fermo qua perché a questo punto si potrebbe fare tutta un'analisi su questo, ma questa è una cosa da tenere presente, perché il fronte resistenziale non è compatto, non è univoco, ci sono contraddizioni di grande rilievo e molto interessanti. Mi fermo perché poi si potrebbero dire tante cose su questo. La fine di Lelio Giustovic, nonostante il cognome leader dei minatori di Albona, che viene a un certo punto fucilato. Ma da chi viene fucilato? Viene fucilato dalla polizia politica jugoslava. La scomparsa di Pino Budicin, su cui si aprì un'inchiesta. Pino Budicin era il leader dei comunisti di Rovigno, italiani. Entra in contrasto, a un certo punto cade in un agguato dei nazifascisti, viene torturato e ucciso, ma si apre un'inchiesta perché Vox Populi dice ma qualcuno forse c'è stata una cosa che non si riuscirà mai a sapere naturalmente. Quello che voglio dire è che esiste una storia conflittuale molto interessante che andrebbe approfondita. Ultimissima cosa e chiudo. D'accordissimo con gli appelli al dialogo, mi fa piacere che il dottor Ciocca abbia ripreso quello che io ho detto. Il dialogo è assolutamente necessario in uno spirito autenticamente europeo, superando le barriere del nazionalismo. E a questo proposito ricordo rapidissimo una sola cosa. La rivista Fiume, Fiume Rivista di Studia Greaci, che io mi onoro di dirigere, da anni ormai ospita sistematicamente articoli di studiosi croati, sloveni e ungheresi. Ne cito due degli studiosi croati che probabilmente, certamente voi conoscerete. Uno è Ervin Dubrovic, il direttore del Museo Civico di Fiume, un altro è Irvin Lukacic. Quindi noi abbiamo ospitato e continuiamo a ospitare, così come ospitiamo anche articoli di studiosi ungheresi, proprio in questa idea di un'Europa delle pluralità, non dell'omologazione e dell'uniformazione, ma di una sintesi universale col particolare. Grazie, grazie Presidente Stelli. Beh, insomma, siamo arrivati alle 18.30, è stata una lunga maratona online, però devo dire molto interessante personalmente, ma non credo solo per me, credo anche per gli ascoltatori. Ho già avuto anche qualche riscontro nel frattempo, qualche messaggio, mail, WhatsApp, eccetera, di chi ci stava ascoltando e ci ascoltava con molto interesse. E effettivamente questo confronto è stato ricchissimo, ha allargato molto gli orizzonti. Insomma, io ho capito molto più cose, mi avete posto molte più questioni, molte più domande, è la cosa che serve in questi incontri. Abbiamo dimostrato che l'importanza di dialogare, confrontando punti di vista anche diversi, ma insomma è stato veramente un incontro ricco, e vi ringrazio veramente di cuore a nome personale del Parri per aver aderito al nostro invito per questa tavola rotonda. E fra l'altro mi dicono che chi ci segue ha continuato a porre molte domande. Però io... le domande sono state veramente tantissime, prendo la parola da regista e nel frattempo approfitto anche per ringraziare Ruggero Pedroletti che mi ha dato una mano in quest'opera difficile. Sono state tantissime veramente le domande e noi abbiamo continuato a raccoglierle e le manderemo via mail ai relatori di oggi che se vorranno potranno rispondere, visto che esatto, avete scritto su Facebook noi possiamo assolutamente rintracciarvi e quindi mandarvi le risposte, ormai non c'è più privacy sui social, quindi penso che faremo così.
Grazie. Io sono ritornato almeno per potervi salutare. Sì, infatti, mi fischiavano un po' le orecchie. Mi spiace, professore, dovrò risponderle alla sua domanda per altre vie. Va bene, d'accordo. Siamo in chiusura, mi fa molto piacere sia rientrato con me anche Raul. E per chiudere, però, allora veramente passo la parola a Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Parri. Ci sei, Paolo? Sì, ci sono, scusate, mi sentite ma non mi vedete perché ho problemi con la telecamera del mio computer che decide di funzionare quando decide lei e quindi evidentemente non le piaceva la nostra iniziativa di oggi pomeriggio e oggi non ha funzionato. È l'unica a cui non è piaciuta, dai. L'unica non lo so, speriamo. Comunque, io credo che quando abbiamo deciso all'Istituto di ricordare la giornata di oggi con questa iniziativa, abbiamo fatto una scelta opportuna perché un'iniziativa come questa chiama a discutere su una base scientifica, studiosi anche di diverse sensibilità, e meno male perché il pensiero unico è proprio solo delle dittature e degli stati totalitari, ma comunque tutti attenti a muovere il discorso appunto su un terreno di confronto scientifico, che è poi il terreno che ci compete. Oggi abbiamo sentito varie riflessioni su storia e memoria, le condivido tutte. Gli storici non fanno politiche della memoria, non le fanno perché non le possono fare e non le fanno perché non le devono fare, o almeno non dovrebbero farle, perché si muovono su un altro terreno, decostruiscono le politiche della memoria, le analizzano, le decostruiscono e si muovono sul terreno della ricerca scientifica. Una ricerca, io credo che gli spunti che possiamo trarre dal pomeriggio di oggi sono tanti, ma io ne vorrei sottolineare soprattutto due. Mi pare che tutti siamo d'accordo che dobbiamo andare oltre le storiografie nazionali, cioè non si tratta più di fare confronti tra la storiografia italiana, quella slovena, quella croata, ma di impostare gruppi di studio e di lavoro che ci sono già, che già stanno lavorando, ma sviluppare questo metodo per una storiografia appunto transnazionale sulla storia di queste terre, confine orientale per noi, confine occidentale per gli altri, che parta e poi non soltanto si riduca agli anni di cui noi stiamo trattando, ma parta, li collochi in un periodo lungo, almeno ottocentesco, secondo me. E questo è una delle strade che andrà percorsa ovviamente con le risorse che riusciremo a trovare, ma se ci muoveremo in questa direzione io credo che poi delle risorse le troveremo. È chiaro che per fare questo ci vogliono alcune condizioni, ci vuole la conoscenza delle reciproche lingue, il confronto tra gli archivi che sono ancora archivi nazionali e quindi hanno anche normative diverse, ma credo che questa di una storiografia transnazionale sia veramente la strada da percorrere per fare dei passi in avanti, senza preoccuparci eccessivamente, scusate, del ruolo che noi storici possiamo avere sulla sfera pubblica, sulle politiche della memoria, sulle politiche delle ricorrenze civili. Lo so che a volte la nostra disciplina sembra una brutta cenerentola rispetto a altre figure di opinion makers, di politici, di persone attive sulla sfera pubblica che continuano a ignorare bellamente quello che la storiografia produce. Ma questo credo sia una condizione connaturale a quello che noi facciamo. Poi noi lanciamo dei semi, a volte germogliano, a volte no, però io penso che dobbiamo continuare a muoverci
su questa strada. La seconda cosa che vorrei dire è che io credo che le vicende di cui stiamo parlando vadano inserite nelle vicende europee di questo periodo. Noi parliamo di un esodo che è stato un esodo indubbiamente non spontaneo, diciamo, un esodo indotto, non sono stati espulsi, ma sono stati messi nelle condizioni di lasciare queste terre. Ecco, ricordiamoci che a seguito delle sciagurate guerre nazifasciste, nell'Europa del dopoguerra ci sono all'incirca 20 milioni di profughi che si muovono da terre che sono storicamente molto spesso state sempre appartenenti a quella nazionalità. Quello che succede in Germania nei suoi confini tedeschi da questo punto di vista è molto significativo. E allora il discorso va fatto, come qualcuno ha citato, Tony Hughes, sull'Europa del dopoguerra, su quello che su un dopoguerra che poi per alcuni paesi è finito per fortuna molto prima che per altri paesi, e penso ai paesi dell'est. Dire questo, guardate, non significa, io credo, rinunciare a affrontare il tema dell'esodo italiano da queste terre. Lasciatemelo dire, qualcuno ha citato empatia, con l'empatia necessaria per questi connazionali che hanno dovuto lasciare terre che abitavano da molto periodo, da molti generazioni, molto spesso, che sono arrivati in un paese che non li ha saputi accogliere e che spesso li ha accolti con malevolenza e con insulti, per cui essere esodo era, equivaleva a essere fascista, e che oggi stanno cercando, io credo, almeno in alcune associazioni, di portare, ricongiungere la loro memoria all'interno della memoria nazionale senza nazionalismi. Io ho molto apprezzato l'intervento del presidente Stelli, che mi sembra un'ottima base di discussione. Infine, credo che questi contributi potrebbero e dovrebbero essere uniti in qualcosa, forse un ebook, un qualcosa di rapido editorialmente, cioè non, che non esca tra un anno, diciamo. Vedremo che cosa possiamo fare, sono stati tutti registrati e mi piacerebbe che poi la traccia di questo pomeriggio, che per me è molto è stato molto proficuo, anche io ho imparato molte cose, possa restare al di là della ricorrenza di oggi. Vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato, per il contributo importante di discussione seria, serena e fondata scientificamente che avete portato alla nostra iniziativa. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito finora. Sì, abbiamo durato molto, ma questa, l'avessimo fatto in presenza, avremmo impostato un seminario di una giornata, mattina e pomeriggio. I tempi dei seminari a distanza sono diversi, già tre ore, dopo tre ore uno si sente stanco e non se la sente di andare avanti, ma le cose da dire erano molte, ne sarebbero sarebbe stato necessario addirittura approfondire molto di più le tematiche che sono state toccate, per esempio che cosa significa contestualizzare a 365 gradi. Io vorrei riprendere una cosa che ieri il professor Paolo Segatti dell'Università Statale di Milano ha detto nell'iniziativa dell'Istituto di Trieste, alla quale Raul ha partecipato. Ecco, Paolo Segatti ha detto una cosa che condivido molto, che quando c'è un rimando al contesto, però soprattutto a sinistra rimangono molti non detti, c'è una visione selettiva del contesto. E il silenzio, la reticenza sul comunismo
e su quello che è stata la guerra di liberazione un esercito partigiano comunista fa parte, secondo Segatti, di questi non detti, di questi silenzi, di queste reticenze. Io credo che appunto un contesto a 360 gradi voglia dire anche affrontare in pieno, per capire quello che è successo in questi anni, che cosa ha significato la costruzione di uno Stato socialista in quelle zone, ecco, all'interno della quale appunto si situa anche l'esodo degli italiani. Quindi vi ringrazio di nuovo e niente, buonasera a tutti. Grazie a tutti e a tutti e grazie soprattutto all'Istituto Parri. Grazie di nuovo a tutti voi, davvero. Mi associo. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.